ci mettiamo qua, così siamo. Buongiorno, noi iniziamo e ci presentiamo un secondino e poi ci farebbe piacere magari fare un brevissimo giro di tavolo per conoscere un pochino meglio anche voi, di che cosa vi occupate e anche quali sono, diciamo, le vostre aspettative di questo corso, perché siete qui, perché ci aiuta a interagire anche, come dire, durante il corso. Allora, io sono Cristina Delicato e sono attualmente responsabile fundraising dell'Università Campus Biomedico di Roma, una realtà, diciamo, non statale, quindi un'università privata con annesso policlinico e polo di ricerca scientifica. Sono un paio d'anni che lavoro lì, ho costituito l'ufficio fundraising appunto da un anno e mezzo e la mia esperienza precedente è stata, diciamo, pluriennale di quasi 10 anni a Telethon, la fondazione Telethon, che sicuramente rispetto all'Università Campus Biomedico è più nota e più conosciuta grazie anche alla televisione, che si occupa di malattie genetiche rare. E dove ho condiviso peraltro, insomma, appunto, moltissimi anni con Alessandra. Io lì ero responsabile marketing della raccolta fondi. Alessandra vi parlerà invece del suo ruolo e quindi, come dire, ho esperito un pochino questo percorso che nel tempo mi ha consolidato sempre di più nella parte del non profit. Dopo aver avuto comunque diciamo, mi sono laureata in economia, un percorso più tipicamente profit quando si esce dall'università, insomma, ecco, da economia. Ovviamente, almeno diversi anni fa, quando io mi sono laureata, ti impostavano per andare a lavorare in azienda, quindi non esisteva ancora, appunto, questa sensibilità per il terzo settore che i giovani di oggi hanno a disposizione. E poi, ecco, ho fatto una scelta così diciamo, di vita professionale, personale, un momento in cui ho detto, beh, mi voglio sentire più utile, che cosa riesco a fare con la mia professionalità e ho deciso di cambiare, lasciare il profit per il non profit. Peraltro oggi poi parleremo anche di come questi due mondi interagiscono tra loro e quindi chiaramente il corporate fundraising diciamo, ruota intorno a questo tema e speriamo, ecco, insomma, di trovare anche degli spunti molto interessanti. Buongiorno, io sono Alessandra Delle Poggi, chiaramente ho il microfono, quindi sono la cantante del duo. Tanto grazie, insomma, che abbiamo avuto questa opportunità tramite le varie realtà che hanno organizzato questo corso di venire anche a condividere con voi quella che è la nostra esperienza. Io da circa 2 anni e mezzo mi trovo in AIRC, che è l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e mi occupo appunto di sviluppare tutte le attività di partnership con le aziende e comunque con tutte le realtà federative. AIRC credo che la conosciate, è la charity che in Italia si occupa di ricerca scientifica oncologica. Vengo da un'esperienza di 12 anni alla Fondazione Telethon condivisa con Cristina, dove mi occupavo appunto di corporate fundraising e quindi lo sviluppo delle partnership aziendali. Una brevissima esperienza nel profit, nelle assicurazioni prima, da cui sono scappata perché ho capito che il non profit era invece il mio, come dire, il mio sentire. Sì, ecco, racconteremo un po' quelle che sono state e sono le nostre esperienze di vita e professionale all'interno di fusione tra marketing e corporate fundraising. E come dico sempre anche nelle altre momenti di docenza, mi sembra un po' esagerato chiamarla docenza, è un momento di condivisione, di riflessione, quindi vedrete sicuramente degli argomenti che sono più tecnici, ma anche tanti spunti di riflessione che sono appunto frutto di esperienze lavorative, ma dato che il non profit è molto ampio e molto variegato, vi prego proprio di prenderle in considerazione come appunto spunti per poi farli ricadere nelle vostre realtà, perché sono veramente realtà molto diverse. Quindi non so se vogliamo. Magari far Ah, passare scusate, è il vero, relato a loro scusate. Ci brevemente, raccontate un così po'. Inizio interagiamo. Praticamente a parte l'unico uomo a parte quindi questa volta favoriamo una volta. Ciao, io sono Antonio e rappresento un'associazione dei genitori di malati psichici a Manfredonia che gestisce e cogestisce insieme all'ASL il centro diurno di salute mentale. E niente, io mi sono avvicinato a questa realtà 3 anni fa del non profit, proprio della disabilità, eccetera. E un anno e mezzo fa,
non vedevo l'ora e pensavo al fundraising, al fundraising, al fundraising, al fundraising. Poi insomma un bel giorno è arrivata un'email, ho detto vai, e infatti ora voglio vedere come fare proprio ad aprire un piccolo punto studio fundraising, per cui insomma è una realtà che diciamo aspettavo questa cosa, che poi ho detto questo qua è quello che volevo fare da sempre, insomma. E per cui insomma, era già un anno e mezzo fa che poi si è assopito un po', poi quando è arrivato, poi tutti i vari docenti che si sono diversificati, allora ho detto sì, va bene, è proprio così, è questo. Sono Nicoletta, Viviana, lei. Facciamo parte della cooperativa Aura, che si occupa dell'accoglienza minori sul territorio di Foggia e provincia. Abbiamo un centro diurno dove vengono i bambini il pomeriggio, quindi facciamo attività, sostegno, accompagnamento scolastico, ma anche sostegno ludico ricreativo, quindi tutto il discorso sull'educazione alimentare, l'igiene personale. Cerchiamo. E poi abbiamo anche una casa famiglia dove ci sono ragazzi che vivono lì, perché sono tutti ragazzi segnalati o dal comune o dal tribunale dei minori, a cui i genitori è stata tolta la patria potestà o stando in altre situazioni non facili. Perché siamo qui? Perché il comune sta chiudendo i rubinetti, fondi non ce ne sono, e per fare quello che il no profit costa, per quanto possiamo dire la buona volontà, ma costa, le spese ci sono. Quindi per andare avanti abbiamo bisogno di fondi. Noi l'anno scorso, un anno fa abbiamo chiuso una da comunità, quella per gli emigrati, ragazzi non accompagnati perché non ce la facevamo. Questo è. Siamo ignoranti in tutto, su questo campo siamo proprio, siamo delle spugne. Non si riesce mai di imparare in ogni caso, quindi vivete con i fondi comunali? Sì, sì. No, fino a questo momento no. Adesso abbiamo iniziato a dire signori, ci dobbiamo svegliare un attimo. Arrivavano donazioni, ma in maniera molto sporadica. Invece in questo momento dobbiamo essere sì. Questo. Allora scusami, Nicoletta e no, Nicoletta. Io sono Serena, non appartengo a nessun tipo di associazione o società cooperativa, però sto collaborando ultimamente con un consorzio di cooperative sociali, quindi che si occupano del terzo settore, e quindi diciamo un minimo di attinenza c'è con questo corso. Tutto qui. Allora, io sono Antonella, anch'io non ho una mia associazione, però ho collaborato sia in passato insomma, che tuttora con delle realtà no profit, e sono qui un po' per interesse mio proprio personale e un po' per cercare di portare insomma, un valore aggiunto poi con le realtà con cui mi confronto, che insomma, sentono il bisogno di aprirsi a insomma, delle realtà proprio di fundraising concrete. Sono Dora e la mia associazione, Il Vangelo della Vita, si occupa di cooperazione internazionale. Il Vangelo della Vita si occupa di cooperazione allo sviluppo. E, qui invece nel nostro territorio ci occupiamo di immigrati. E, ovviamente abbiamo sempre fatto da noi il fundraising, perché noi siamo un'associazione di volontariato. Onlus di diritto perché è iscritta all'albo regionale, però di volontariato fondamentalmente. Finora siamo andati avanti abbastanza bene, la crisi si fa sentire, abbiamo bisogno, e poi i tempi sono cambiati, abbiamo bisogno di organizzarci bene con il fundraising, quindi di avere un po' una struttura che pensi anche sistematicamente a questo. Io sono Maririta, non appartengo a nessuna associazione, però sono continuamente alla ricerca di fondi perché mi occupo in maniera personale e volontaria di attività da fare in carcere.
e essendo anche una delle realtà più difficili, perché chiaramente i carcerati non li vuole capire nessuno, e niente, ero interessata proprio per un discorso al momento personale, poi magari potrebbe svilupparsi anche meglio. Certo. Grazie. Allora direi intanto interessante perché siete variegati comunque, diciamo anche come missioni, no? Poi dopo vedremo insomma come cause effettivamente sociali, anche poi per chi effettivamente non ne appartiene a una specifica, ma immagino avrà, come dire, un portafoglio di attività molto, diciamo, numerose. Vogliamo iniziare, sì, a questo punto? Sì. Tanto credo che inizi tu, no? Come... Sì. Io ti metto, magari, scusate, sposto solo il computer più avanti così mi sbaglio dietro. Perché non è molto lungo, eh? Occhio. Se vuoi te lo mando avanti io. No, solo così, solo per... Perché dietro la cattedra proprio non mi piace. Allora, sì, marketing e corporate fundraising, quindi io vi parlerò più di corporate e Cristina più di marketing. Troveremo durante il corso della mattinata la definizione anche, o meglio una delle definizioni di corporate fundraising. Qui vuol dire chiaramente raccolta fondi dalle aziende, comunque creare quel network con le aziende, comunque con il mondo profit, che possono appunto alimentare le attività delle nostre organizzazioni. E quindi qual è la prima, come dire, la prima considerazione che quando si lavora con il profit, secondo noi, bisognerebbe fare? È quella del denaro etico, cioè è una discussione, come scrivo lì, sempre aperta e in divenire, quella dell'eticità non solo della nostra professione, ma di chi andiamo a chiedere il denaro. E qui vedo dei volti che si abbassano e dicono sì sì. Se ci sono, mi chiedono se ci sono delle regole da rispettare, quali sono i limiti, fino a dove ci possiamo spingere. Quello che in fondo il nostro buon Machiavelli diceva, fino a che punto il fine giustifica i mezzi. Ecco, sicuramente quando un'organizzazione, piccola o grande che sia, decide di aprire una linea di raccolta fondi con il profit, deve tenere conto di determinati rischi, diciamo, che possono nascere. E questi rischi possono essere diversificati anche e soprattutto in base alla missione dell'organizzazione non profit. Quindi sicuramente uno screening etico del soggetto che abbiamo di fronte è quasi sempre fondamentale. E dotarsi di una policy di comportamento all'interno dell'organizzazione è un segno di trasparenza verso l'esterno, ma ci aiuta anche nella fase progettuale strategica di chi vogliamo andare a colpire, ci aiuta appunto a fare uno screening, questo sì, questo no, questo forse, questo magari è la seconda chance che utilizzerò. Io vi ho portato un esempio di classificazione, di criteri di classificazione. Ripeto, è molto molto soggettivo in base alla missione della propria organizzazione. Io vi porto l'esempio chiaramente di AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Sicuramente io avrò un semaforo rosso che mi si accenderà in maniera abbagliante davanti ad aziende o comunque a realtà profit, il cui settore merceologico ha una diretta correlazione tra il loro prodotto e la mia missione. Faccio l'esempio più banale, non potrò mai lavorare con Philip Morris, perché è scientificamente comprovato che il fumo è uno degli alimenti che può provocare il cancro. È un dato scientifico. Quindi, ripeto, nessuno, non potrò fare mai collaborazioni in questo senso. Quindi io vi porto esempi, ripeto, che si riferiscono alla mia realtà, ma pensate alle vostre realtà.
Il secondo criterio è la possibilità di influenza sull'organizzazione non profit, quindi ogni volta che vedete ONP, organizzazione non profit, da parte dell'impresa. Vi riporto un altro esempio. Le case farmaceutiche che producono medicine oncologiche. Anche in quel caso io tendo, e mai diciamo, lavoro con farmaceutiche che sono specializzate soprattutto sull'oncologico, perché ci potrebbe essere una, una vera e propria influenza, dato che la ricerca deve rimanere una ricerca pura, comunque non contaminata da interessi di carattere lucrativo, chiaramente, devo evitare, diciamo, di mettermi in imbarazzo, diciamo così. Il terzo criterio è una reputazione d'impresa, vuol dire che magari l'azienda produce un qualsiasi prodotto o comunque all'interno di un settore merceologico che non è assolutamente a rischio con la mia missione. Non può influenzarmi in nessuna maniera, ma guarda caso il consiglio d'amministrazione di quell'azienda è scappato con tutta la cassa, adesso faccio un esempio più banale, però che succede, ahimè, e l'azienda ha necessità di ricollocare la propria immagine di fronte al pubblico. E la cosa prima che viene in mente è, bene, facciamo un'attività di beneficenza, poi parleremo del termine beneficenza che, come dico sempre, mi fa venire un attacco di orticaria, però perché viene spesso ancora confuso il fundraising con carità e i sistemi di welfare di cui noi facciamo parte con sistemi di beneficenza, sono due mondi diversi, ok? Facciamo fare la beneficenza corretta e la carità correttissima a chi la deve fare e a chi la deve ricevere. Noi siamo inseriti in un sistema di welfare per il sostentamento delle attività sociali del nostro territorio e delle varie realtà, chiaramente. Quindi ripeto, questa è una proposta, però vi aiuta sicuramente intanto a non mettervi nei guai, perché poi il corporate fundraiser è quello che appena succede qualcosa, ah, hai fatto quella collaborazione con quell'azienda, ma non dovevi. Quindi un po' se doveste decidere di fare questo tipo di attività di fundraising, vi aiuta appunto anche nella pianificazione strategica. Le aziende, le imprese, le organizzazioni profit, il mondo profit è immenso. Non possiamo pensare di sparare nel mucchio, e poi parleremo di tutta l'importanza della pianificazione. Questo è un primo passo che vi aiuta. Vi ho messo anche qui una proposta di processo etico. Tutto ciò che è verde, cioè quel famoso semaforo per cui mi lascia il via libera alle attività, il fundraiser va e le prosegue. Ma tutte le aree, l'area rossa si ferma chiaramente, tutta l'area gialla, e cioè tutte quelle situazioni in cui invece non c'è, bisogna analizzare bene una eventuale collaborazione, il mio invito è a creare un piccolo comitato che sia fatto dagli stakeholder della vostra associazione, della vostra realtà, e che vi possano dare il punto di vista diversificato di quella eventuale collaborazione o di quel soggetto. E io vi prego di interrompermi ogni volta che avete domande e quant'altro, perché tanto farle alla fine non ci si dimentica. Due slide, una sulle buone pratiche e una sulle cattive pratiche. Croce Rossa Italiana e Medici Senza Frontiere si sono non solo dotati di un codice etico per la valutazione di questo tipo di progettualità, lo hanno addirittura pubblicato, quindi loro dichiarano che lavoreranno o non lavoreranno con determinate realtà. E questo chiaramente anche per il donatore è un altro elemento di trasparenza e di benemerenza verso queste organizzazioni. Due cattive pratiche le ho volute prendere americane, perché se no dicono loro sono sempre bravi e noi no, invece le buone pratiche sono italiane, comunque con un po', esatto, internazionale, esatto. Invece, no, cattive pratiche si fa per dire, però ecco, diciamo una mancanza di accorgimenti, chiamiamola così, perché la Bill e Melinda Gates Foundation, insomma, conosciamo tutti l'impero di Microsoft, e quanto lo stesso Gates sia stato uno tra i primi, o comunque che hanno voluto in maniera
più forte destinare il loro parte, non tutto, parte del loro immenso patrimonio ad attività benefiche. Però nel 2007 hanno subito una forte scossone mediatico negli Stati Uniti, perché proprio Los Angeles Times metteva in evidenza quanto la loro fondazione, da una parte, portasse avanti progetti assolutamente meritevoli su territori in via di sviluppo, ma dall'altra parte, quindi come dire, la mano sinistra faceva del bene, la mano destra, cioè Microsoft, era partecipata di aziende e investiva quindi denaro in aziende che facevano attività lucrativa proprio in quei territori dove anzi, come dire, andavano a danneggiare determinate realtà. Quindi era veramente un po' un controsenso, ecco. E hanno avuto una, come dire, una forte pubblicità negativa. Il National Breast Cancer Awareness Month non è altro che un evento ormai storico che c'è negli Stati Uniti. Il mese di ottobre storicamente è dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ne è nata una fondazione, un'immensa raccolta di fondi che viene fatta e destinata alle maggiori charity che si occupano di tumore al seno, ma allo stesso tempo le aziende che sono tra i maggiori partner di questa fondazione sono aziende i cui settori merceologici producono danni anche per la creazione del tumore al seno. Quindi anche in quel caso c'è comunque un danno di immagine e per la fondazione, e non c'è coerenza. Quindi, ripeto, cattive pratiche in questo senso. Questo è quello che un pochettino vi volevo inquadrare per quanto riguardava appunto il mondo della, diciamo, dell'eticità di comportamenti tra il profit e non profit. Passo la parola a Cristina, che vi fa invece, cominciamo a parlare dello scenario italiano. Noi ci alterneremo spesso, quindi comunque vale per me quello che ha detto Alessandra, interrompete quando necessario, io probabilmente vi riproporrò dei concetti che già mi è stato suggerito, avete già visto, ma ritengo che sia anche meglio, perché oggi li dobbiamo pensare ed applicare poi proprio al discorso azienda, al mondo corporate. Dunque, ovviamente il mercato, diciamo, il settore non profit in generale, come sappiamo, poi come leggiamo in questi ultimi tempi, evidentemente che è ancora più alla ribalta rispetto a qualche anno fa in Italia, è particolare, innanzitutto perché è variegato, nel senso veramente composto e costituito da decine di migliaia di realtà molto diverse tra loro. In fondo quest'aula è un piccolo campione, quando avete ognuno di voi espresso anche di cosa si occupa, già vi dice quanto il territorio proprio sia, no, come dire, composto da tantissime realtà, ognuna con una buona causa sociale e ognuna naturalmente, come dire, desiderosa di avere fondi per portare avanti e sostenere la causa stessa. Diciamo che l'Italia è anche particolare, oggi noi non ci focalizziamo su, diciamo, sui privati, quindi sulle donazioni dei singoli, degli individui, però sappiamo che questo settore chiaramente è portato avanti per la gran parte dalle donazioni, diciamo, dalla generosità cosiddetta degli italiani, qui non l'ho riportato, però è anche bene sapere che diciamo, il settore non profit, cioè il mondo delle donazioni in Italia, si spacca praticamente a metà, un po' come, diciamo, succede anche per altri fenomeni. Ovvero, in sostanza, circa la metà della popolazione italiana ha sempre donato, ha fatto almeno una donazione all'anno e continuerà a donare perché lo sente, diciamo, utile e necessario, l'altra metà proprio non ne vuole sapere. Quindi questo è già, come dire, un input molto importante. E perché poi è importante, legato anche al mondo delle aziende? Perché noi, Alessandra più tardi, poi insomma si focalizzerà molto su questo aspetto, non dobbiamo mai scordare che gli interlocutori con cui noi andremo a parlare, che ricoprono ruolo in azienda, sono comunque prima di tutto delle persone. Quindi di fatto poi è molto difficile distinguere il bagaglio personale, il sentimento, diciamo la propensione, no, al sostenere una causa sociale del singolo individuo, quando quello si mette il cappello del direttore generale, del direttore marketing o commerciale, piuttosto che un altro ruolo, il direttore delle risorse umane all'interno di una realtà aziendale.
Il censimento Istat, che è stato svolto, diciamo, l'anno scorso, di cui stiamo tutti ardentemente aspettando i risultati, ha comunque già dichiarato che sono state registrate praticamente quelle che sono chiaramente dichiarate e appunto formalmente oltre 400.000 realtà non profit, un numero incredibile che purtroppo poi dà anche il senso di come siamo abituati un pochino a essere divisi, no, in Italia. Cioè, faccio l'esempio sempre perché, diciamo, presso l'università a cui lavoro abbiamo seguito da poco una campagna a sostegno dell'autismo, di un progetto di ricerca scientifica sull'autismo, e facendo così un'indagine preventiva solo sul territorio di Roma, quindi la città di Roma, esistono 200 associazioni che si occupano di autismo. Ora, evidentemente, che tipo di impatto e presa possono avere ognuna di queste associazioni prese singolarmente? Se capissero che unendosi avrebbero sicuramente un impatto molto più forte, ma questa è l'Italia, tendenzialmente è così. Non pensiamo sempre solo alle grandi organizzazioni, ecco, l'Italia è fatta in questo modo. Ultimamente, peraltro, un'indagine condotta dall'Università Bocconi di Milano invece ha evidenziato che il valore economico addirittura del settore non profit nel suo complesso si stima pari a circa 40 miliardi di euro, una cifra veramente, come dire, esorbitante. Allora, un'altra, diciamo, recentissima ricerca che è stata condotta, proprio presentata peraltro a quel 13 giugno, quindi veramente una settimana fa, a Milano, dal appunto Business International, che è una divisione della fiera Milano Media, in collaborazione con AMREF, che sapete essere un'altra associazione che si occupa appunto di, diciamo, di medicina nei paesi appunto in via di sviluppo, ha, diciamo, messo in evidenza che le aziende che si occupano, diciamo, del settore non profit, o almeno che si impegnano nel campo sociale, sono in crescita. E diciamo, la collaborazione è stata, diciamo, si è attestata attorno al 38% appunto nel 2011, è passata nel 2012 al 58% e addirittura è arrivata al 65% nel 2013, un trend in crescita notevole sul quale potremmo fare sicuramente molte riflessioni, soprattutto in un momento in cui, per chi comincia a occuparsene adesso, chi l'ha già fatto, qualcuno l'ha nominata anche prima, la crisi evidentemente ha un suo impatto anche su questo fronte, quindi inutile dirsi, ecco, che insomma sia un lavoro semplice il nostro, assolutamente no. Però allora, ogni organizzazione non profit si trova di fronte, diciamo, uno scenario molto complesso, al di là di quello che è appunto considerato, diciamo, l'environment, quindi quello che abbiamo appena visto, lo scenario sul quale si può incidere relativamente, quindi sono le cosiddette variabili esogene, cioè tutto il mondo che ci circonda, ha però un diretto contatto con i mondi, no? con cui collabora o coopera o si trova, diciamo, ad operare. Questo mondo è fatto naturalmente da i principali, diciamo, portatori di interesse della missione sociale, della cooperativa piuttosto che dell'associazione o dell'ente, che così gli inglesi chiamano stakeholder, e naturalmente poi il mondo dei privati, cioè i singoli individui, le famiglie, le persone e le imprese con cui entra in contatto. Sapendo naturalmente appunto che sono due mondi diversi ma sempre molto connessi tra di loro. Poi esistono gli opinion leader che naturalmente ci aiutano in alcuni casi, o nel caso di pratiche negative invece magari fanno il contrario, potrebbero essere, come dire, non aiutare, mettere in cattiva luce una realtà, perché sono le persone che contano, che ci conoscono, che ci vedono operare sul territorio, e tutto ciò voi parametratelo sempre ognuno anche alla propria realtà, non dobbiamo stare per forza a livello nazionale, ma basta pensare appunto a una città, alla sua provincia, dove comunque certe persone, il sindaco piuttosto, si conoscono, e naturalmente sono i cosiddetti opinion leader magari della realtà territoriale. Questo, diciamo, è un po' una fotografia per inquadrarci nel percorso, perché ognuno di noi si deve calare nella propria realtà e cominciare a immaginare, no, che cosa mi può venire appunto da quello, dallo scambio che stiamo facendo oggi, come io posso applicare questo tipo di, diciamo, di pensiero, di riflessione e di operatività alla mia realtà. La raccolta fondi evidentemente qui
diciamo, abbiamo voluto semplificare, nel senso, poi noi sappiamo che oltre agli individui e alle aziende esistono gli enti pubblici, le amministrazioni, appunto nel caso per esempio ecco, di chi fino adesso è sopravvissuto con i fondi di un ente, diciamo, appunto pubblico. Quello che noi cerchiamo di analizzare in particolare appunto sono i due ambiti tipici appunto della raccolta fondi, che sono appunto gli individui e le aziende. Il secondo naturalmente è oggetto della nostra giornata di oggi e di domani. Una piccola riflessione su perché il marketing, probabilmente qualcuno prima di me ve l'avrà già spiegato, però io ci tengo molto perché effettivamente il marketing è una parola, anche questa, che a seconda di come viene usata può determinare, come dire, idiosincrasia piuttosto che simpatia. È naturalmente una disciplina che è mutuata dal mondo profit, quindi è inutile dirlo, però ormai come dire, i fatti dimostrano che le competenze di marketing applicate al mondo non profit hanno comunque un'efficacia pari a quella che diciamo del mondo profit. In realtà è una metodologia, a me piace dire questo perché al di là del fatto che è una disciplina abbastanza scientifica, uso abbastanza perché spesso con la parola marketing si pensa subito alla pubblicità e alla creatività, invece poi vedremo che il marketing è di fatto una materia fatta di numeri, soprattutto di dati, cioè di analisi, di approfondimento, di pianificazione. Però ecco, può fornire una metodologia operativa, cioè può aiutarci ad avere un metodo nel nostro lavoro quotidiano, e quindi questo è il punto di forza. Ancora oggi c'è resistenza a questo, lo dico perché diciamo molti di noi, io parlo anche dei professionisti del fundraising, quando ci incontriamo nelle situazioni, nei contesti, il master, il festival del fundraising, piuttosto che c'è ancora qualcuno che dice ma il marketing, oddio, cioè come fosse una cosa diabolica, nel senso che siccome fa parte del mondo, capita, per carità nominarlo nelle realtà non profit. Peccato, perché invece, voglio dire, si può fare molto proprio con le stesse tecniche con cui si può vendere un prodotto al supermercato senza svilire la causa sociale. Allora, diciamo che un'organizzazione deve mantenere sempre la sua promessa, poi dopo adesso vediamo anche i concetti di missione, di vision e perché sono importanti e strettamente collegate al marketing, perché poi io devo pensare che ogni attività che farò verso il pubblico di riferimento, e oggi parliamo di aziende, deve essere comunque impostata tenendo sempre presente chi sono, come mi pongo, che qual è il mio obiettivo, cioè l'obiettivo che voglio raggiungere con la mia missione, il motivo per cui esisto sostanzialmente. In effetti la visione, io non so ecco, se queste cose le avete già fatte, sono altri termini che tendenzialmente vengono usati appunto per le aziende, cioè un'azienda non può vivere senza una visione, non può vivere senza una missione. Questo è molto scontato, no? Nel mondo profit. Invece spesso le realtà diciamo, del non profit perdono di vista questo tipo di approccio, ed è un peccato perché se sono nate sicuramente nascono da un processo, da un'idea di una persona, più persone, portatori di interesse specifici, che questo percorso logico lo hanno fatto, perché altrimenti, come dire, non ci sarebbe stato nemmeno il motivo stesso per cui sono nate. Quindi cerchiamo di mettere questi punti fermi, poi se non sono sufficientemente chiara naturalmente ditemelo. La vision sono, diciamo, l'insieme di obiettivi che io mi do nel lungo periodo. Il lungo periodo, dici, ma quant'è sto lungo periodo? Beh, questo dipende molto chiaramente dalla realtà in cui si opera e anche dalla missione che ci si è dati. Però diciamo che mediamente il lungo periodo va dai 10 anni e oltre. Quindi quando si parla di breve, ormai siamo in un mondo in cui il breve è praticamente 6 mesi, il medio termine può essere 3-5 anni. Quindi oltre i 10 è sicuramente l'obiettivo di lungo periodo. Questo significa che oggi io sono l'associazione che si occupa di bambini, no? Minori, diciamo, con problematiche varie, ma tra 10 anni o tra 15 cosa sarò? Questo esercizio, che sembra la proiezione, diciamo, di un sogno, no? Perché poi magari uno lo chiede a te, tu dirai la tua idea, lei ne dirà un'altra e così via, in realtà è molto utile perché serve a focalizzarsi su un obiettivo di lungo termine, verso il quale bisognerebbe andare tutti nella stessa direzione. Questo aiuta, in teoria, da un punto di vista poi metodologico, a fare poi il cosiddetto piano strategico, cioè a creare una strategia del come ci dovremo muovere in tutti i nostri ambiti da oggi fino a 10 anni, 15 anni.
Quando non c'è questa chiarezza di intenti, ovviamente non voglio dire che non si riesca, per carità, a fare le cose, ma si fanno in maniera più disordinata, diciamo, tendenzialmente c'è una perdita di energie, è quella che è diseconomia, ecco, nel senso che non si sfruttano, no, al massimo le potenzialità. L'esempio più tipico, ecco, parlando appunto, abbiamo visto la cattiva pratica della Foundation, però che fa chiaramente anche tante belle cose, Bill Gates nel 1980, chiedo ai meno giovani come me di ricordarsi cos'era il 1980, quando veramente non c'era ancora, perché sembra assurdo, ma un PC in ogni casa, lui disse, cioè la visione di Bill Gates fu un personal computer su ogni scrivania e ogni computer con un software Microsoft installato. Cioè oggi possiamo dire che la sua visione si è perfettamente realizzata. Fa venire i brividi, perché evidentemente, però questo vi dice che questo signore da quel momento in poi ha fatto di tutto per arrivare a quell'obiettivo, con una, naturalmente, un'azienda che è cresciuta nel tempo, che si è impostata in un certo modo e che ha applicato tutte le pratiche possibili per. Non entriamo nel merito, ovviamente, no, del come lo ha fatto, eccetera, non è questo poi l'oggetto, però il concetto è la visione, che non vuol dire necessariamente essere visionari, che sono due cose diverse. Bill Gates è stato anche visionario, però la visione è proprio il capire dove io voglio arrivare a lungo termine. La missione, invece, qui entriamo proprio nel vivo, dove sicuramente ognuno di voi si riconosce, perché è lo scopo di un'organizzazione. La sua dichiarazione di intenti, ecco perché prima parlavo di promessa, perché poi alla fine noi ci dobbiamo sempre confrontare con una cosa: nasciamo per un motivo, tutti i giorni operiamo per raggiungere quel motivo, ma chi ci vede, ci percepisce intorno, siamo sicuri che è consapevole che noi stiamo operando per quel motivo? Cioè, in sostanza, noi l'abbiamo dichiarato in tutti i modi possibili, gliel'abbiamo spiegato alle persone e quindi anche poi alle imprese. Allora, questo serve per il ragionamento che facevo prima: se io devo andare a chiedere dei fondi a qualcuno, devo sempre partire, non dare mai niente per scontato, rifarmi sempre un attimo di, così, di analisi, di riflessione, per comprendere, ma io sono sufficientemente chiaro sul chi sono, prima ancora di andare a chiedere una donazione piuttosto un'altra cosa? Questo è molto importante, perché poi, come vedrete anche con Alessandra, mi evita di fare, di correre il rischio, diciamo, non voglio dire l'errore, di andare a chiedere i soldi alle persone o alle aziende sbagliate. Poi, ovviamente, se riusciamo a essere così bravi da fare anche il cosiddetto mission statement, cioè il manifesto sostanzialmente della nostra missione, è molto importante. Io adesso, oggi, vi dico una cosa che secondo me è utile, dico proprio nel quotidiano lavorativo, spesso io stessa cioè lo rifaccio questo esercizio, quindi ve lo dico proprio come consiglio d'ufficio, suggerimento. A volte è utile per noi, che siamo presi dalle mille cose tutti i giorni, operative, le telefonate, fai così, fermarsi un secondo e riscriversi su un pezzo di carta per cosa sto facendo queste cose. Sapeste quanto è utile? Perché quando ci prendiamo questi due secondi di riflessione, ci rendiamo conto che su 10 cose che abbiamo fatto il giorno precedente, almeno 3 potevamo evitarcele. Quindi è molto importante. Diciamo, il manifesto, la missione, per esempio, di Walt Disney, sempre per concretizzarlo, era rendere felici le persone, to make people happy. Che direi, diciamo, anche questa è una missione ben realizzata, soprattutto dichiarata, perché se pensiamo ai prodotti della Walt Disney, evidentemente, non solo per i bambini, ma insomma, ecco, hanno raggiunto questo. Oh, qui arriviamo sicuramente a dei temi che avete trattato, mi dicevano prima, però oggi vi invito a riguardarli come, a ripercorrerli pensandoli in una logica del come io posso, diciamo, propormi al mondo delle imprese, al corporate, perché di solito questi criteri e questi, diciamo, spunti vengono come dire, spiegati e sempre, come dire, condivisi rispetto al mondo, alla massa, al pubblico di massa, cioè ai privati. In realtà queste sono determinanti anche per i rapporti con le imprese. Intanto c'è il posizionamento, diciamo, è in qualche modo l'insieme di una serie di requisiti che noi ci dobbiamo tenere presenti, ovvero il posizionamento significa come la nostra realtà, associazione, cooperativa, piuttosto che Ollus, eccetera, si pone sul mercato rispetto a tutti gli altri. Il posizionamento di per sé non esiste, cioè
la nostra organizzazione per se stessa non si posiziona, si posiziona se viene confrontata rispetto al resto del mondo. Quindi, per esempio, voi che già siete delle realtà che operano nello stesso territorio, esistono, diciamo, più o meno nello stesso ambito, con missioni anche differenti, in qualche modo si potrebbe fare un esercizio di andare a pensare come ci posizioniamo l'uno rispetto all'altro nell'ambito in cui lavoriamo. Adesso ci arriviamo, forse avete un po' le facce. L'insight è il bisogno del mercato, ovvero esiste un bisogno che io devo soddisfare, sì, perché è il motivo stesso per cui voi esistete, ed è l'opportunità per la nostra realtà di concretare e fare qualcosa di utile. Il punto di differenza è esattamente: ma come mi distingo dall'altra società che a 2 chilometri da me fa la stessa cosa, almeno apparentemente? Quindi le persone comunque vedono, ecco, le famose 200 organizzazioni per l'autismo che stanno a Roma. I benefici, che sono la nostra risposta al bisogno del mercato, ovvero che cosa diamo noi in più rispetto appunto all'organizzazione che sta a 2 chilometri di distanza. Occhio, perché qui spesso l'obiezione che viene fatta è naturalmente: ma qui non ci può essere la logica della concorrenza come c'è nel profit. Beh, insomma, io dico, perché i soldi li chiediamo sempre alle stesse persone, e quindi mi dispiace dirlo, ma purtroppo un po' di concorrenza c'è. Perché qualcuno, quando dovrà decidere di aprire il portafoglio, sceglierà uno piuttosto che l'altro. Ecco. Quindi anche questo è un altro fantasma, no? Cioè falso, come dire, problema. Io dico un po' così, ecco, per benista, nel senso che vogliamo dirci delle cose che poi non sono, perché alla fine chi fa questo lavoro e va a raccogliere fondi si accorge tutti i giorni che la competizione esiste, è inutile, a vari livelli, ma c'è. La proposizione è come ci poniamo sul mercato. Quindi, in effetti, appunto, come ci facciamo vedere, che cosa dichiariamo e che cosa comunichiamo. Poi esistono i valori e la personalità. Questo è un altro aspetto che spesso proprio non viene considerato, devo dire, anche poi, diciamo, a livello, non so, magari del consiglio d'amministrazione, più da parte dei soci fondatori, a seconda delle realtà in cui entriamo, perché in realtà ogni organizzazione ha delle sue caratteristiche. E io porto sempre l'esempio per far comprendere come. Una volta, qualche anno fa, la Fondazione Telethon si dovette porre un problema, e qui nacque il fatto che in realtà non se l'era mai posto prima. Doveva agire sul territorio creando dei coordinamenti territoriali, cioè delle persone che sul territorio fossero, diciamo, rappresentassero e fossero il braccio della, diciamo, dell'organizzazione, che ha la sua sede principale su Roma e poi su Milano. A un certo punto successe una cosa strana: la maggior parte delle persone che aderivano all'appello, diciamo, per questi coordinamenti per Telethon, a favore di Telethon, a un certo punto si somigliavano tutti un po' per curriculum. Cioè avevano in comune, intanto che erano naturalmente delle persone magari o in pensione o giù di lì, che cominciavano ad avere più tempo libero a disposizione per occuparsi di queste cose perché era a titolo volontaristico, però erano tutti prevalentemente uomini, cosa strana, che perché di solito, diciamolo, il mondo non profit è un mondo di donne tendenzialmente, tutti uomini e anche molto spesso ex dirigenti o ex manager. A un certo punto la direzione di Teo si fece una domanda: dice, ma com'è questa cosa? E in sostanza, alla fine, facendo anche, come dire, a quel punto una ricerca, un'indagine per comprendere meglio, uscì fuori che in qualche modo, come dire, la personalità di Telethon era una personalità in giacca e cravatta. Questo che vuol dire? Che, poi ci torna facile anche comprenderlo, non è un'organizzazione di attivisti, non è un'organizzazione di militanti. Faccio l'esempio per farvi comprendere subito quello che dico: non è Emergency. Quindi evidentemente anche come attrazione, anche sull'aspetto del territorio e volontariato, non attraeva il ragazzo, diciamo, con la t-shirt che va a manifestare in piazza, ma attraeva persone che in qualche modo avevano delle esperienze di altro tipo da portare a frutto. Persone che avevano già avuto rapporti di un certo tipo, che avevano gestito, no, dei budget, relazioni sul territorio e così via. Quindi non a caso, insomma, anche una partnership più, diciamo, più storica di Telethon era con una banca, no? Con la Banca Nazionale del Lavoro, poi è diventata BNP Paribas, abbiamo visto pure qui il banner. E questo, ecco, per dirvi che se ognuno di noi poi facesse l'esercizio di capire noi come ci poniamo, fa parte del come ci poniamo, come veniamo percepiti, ma anche come vogliamo essere, che tipo di valori esprimiamo, e questo è più facile perché sono in genere insiti anche nella missione, però anche la personalità che noi diamo al nostro ente ci aiuta molto poi in termini di comunicazione del come ci poniamo.
E alla fine il tech out è proprio, diciamo, la risposta a questo, al come ci poniamo. Cioè, cosa ci piacerebbe che ci dicessero? Se io chiedessi per strada come mi vedi, oppure perché pensi che, perché mi dai le donazioni? Ecco, immaginarsi qual è la risposta che ci piacerebbe di più. Per fare beneficenza, ad esempio, o perché io voglio aiutare i bambini che sono in difficoltà, perché comunque credo che, non so, per dire, lo Stato non sia sufficientemente in grado di fornire degli strumenti, eccetera, eccetera. Ecco, forse anche qual è, come vorremmo che ci vedessero, questo ci aiuta. Ripeto, è facile pensarlo rispetto alle persone, però immaginate che quando voi vi andate a sedere in un'azienda, poi dovremo tenere conto di tanti altri parametri che Ale vi racconterà meglio, però anche questo conta, perché il primo approccio che noi avremo con la persona o le persone che avremo di fronte, più abbiamo chiare queste, diciamo, queste caratteristiche, questi requisiti per quello che ci riguarda, meglio è per essere coerenti. Inoltre, il posizionamento come deve essere? Sempre rilevante, che vuol dire, cioè, deve avere un suo perché, detto in poche parole, differente dagli altri, appunto. Non ha senso che mi vada a riproporre identico all'altro, appunto, dietro l'angolo. E credibile, questo è importante, che poi è legato anche molto alla reputazione, però il credibile essere proprio, cioè agire in modo coerente, tale da non poter essere poi comunque tacciato di, diciamo, di contraddizioni o di, ecco, quindi credibile proprio agli occhi, quindi la trasparenza, tutte queste belle parole sono in realtà fondamentali proprio per questo motivo. E inoltre il posizionamento, come dicevo prima, ha un senso non solo se è confrontato con la realtà circostante, ma anche se noi ci poniamo qual è il nostro obiettivo aspirazionale. Ed ecco che ritorna la visione. Cioè, noi oggi, per dire, siamo XY, abbiamo certi requisiti, operiamo in un certo modo, raccogliamo certi fondi, tra 10 anni come vorremmo essere e a quel punto dove vogliamo arrivare. Quindi il posizionamento è qualcosa anche di mobile, di molto mobile, perché vive con l'ambiente circostante. Siccome l'ambiente è in continuo e dinamico, in continuo cambiamento, ogni organizzazione si deve, diciamo, deve essere flessibile al punto da potersi modificare anche insieme con l'ambiente che lo circonda. Ed è importante che il posizionamento rappresenti la guida per tutte le persone o le funzioni, a seconda delle dimensioni dell'organizzazione in cui lavorate, che operano appunto nella vostra organizzazione. Questo è importante perché aiuta ad andare tutti verso la stessa direzione. A questo punto vi faccio una finestra, una riflessione sul market segment, cioè sulla segmentazione del mercato, che in realtà ci è utile più che altro per capire un importante processo, che è quello della pianificazione. Poi Alessandra la riprenderà proprio nel dettaglio, più proprio, come dire, propriamente applicata alla parte corporate. Allora, qui troverete sicuramente degli step che forse vi torneranno, appunto, sulla parte più di marketing su privata, diciamo, sul pubblico, sulle persone. Poi è più facile da comprendere anche se uno si immagina un oggetto, un prodotto profit, no? Immaginando la classico marketing, appunto. Però fate il ragionamento anche, cioè cerchiamo di estenderlo anche pensando alle imprese, alle aziende, al quale molti di voi ci hanno detto, no, dobbiamo ancora cominciare, magari cerchiamo di capire come si può fare, da che punto cominciare, perché poi la cosa più difficile è iniziare, appunto. Allora, la cosa importante è sempre fare un'analisi del target, cioè in sostanza a chi ci vogliamo rivolgere, facendo la premessa che dobbiamo aver capito chi siamo noi, tutto quello che c'è prima, se no non ci serve, perché possiamo pure decidere di andare da qualcuno, ma se non sappiamo bene chi siamo, magari rischiamo appunto di mirare ad un target sbagliato, e definire gli obiettivi che vogliamo ottenere verso quel target. Allora, in genere ci sono degli elementi che vanno considerati: lo scenario, quindi dove ci muoviamo, esattamente da che cosa è composto, quali sono tutte le variabili in gioco, se lo abbiamo, in questo caso probabilmente non ce l'abbiamo in molti dei vostri casi, un database storico da cui partire, delle liste se esistono appunto sul mercato, che possono essere non necessariamente liste da acquistare, che uno non deve subito pensare, cioè cerchiamo di trovare anche delle strade che non sono necessariamente troppo costose, però in un territorio, ad esempio, uno può pensare, non so, alla Camera di Commercio, piuttosto che, cioè, delle liste pubbliche, ad esempio, da cui attingere, che non devo per forza, no, comprare.
capire se ci sono dei concorrenti, quindi ripeto, anche delle realtà che operano come me, magari da più tempo o anche da meno tempo, però si sono già applicate a questo esercizio da prima. Magari ci può essere una Onlus o una società cooperativa che lavora da meno di noi sul territorio, però ha scelto fin da subito di mirare alle aziende, alle imprese, quindi in questo senso magari è arrivata prima di noi. Tutte queste cose vanno considerate. Fare a quel punto un'analisi del con chi collaborano, perché obiettivamente se vediamo che un'azienda XY del territorio ha una collaborazione da 3 anni con quella Onlus, cioè non andiamo a proporci proprio a quell'azienda, perché è probabile che la durata, la durevolezza di quel rapporto probabilmente ci farà dire magari no, se ce ne sono tante altre vale la pena provare prima dalle altre, no? E poi capire anche la dimensione del segmento al quale ci vogliamo rivolgere. Dopo spieghiamo meglio anche il concetto di segmento e di cluster, però anche le imprese sono un mondo così variegato che, come sapete, già diciamo formalmente sono distinte in settori merceologici. Ci sono i cosiddetti codici Ateco, ci sono dei database pubblici nazionali che ci distinguono proprio le aziende, no, per quello che fanno. Allora, il primo esercizio, per esempio, è di distinguere per settori merceologici, perché ci aiuta, perché come diceva prima Alessandra, già potremmo scoprire che alcuni settori per noi non sono proprio accessibili, in quanto magari in contraddizione con la missione, oppure andare a capire se abbiamo di 10 imprese a quale ci piacerebbe rivolgerci, magari 5 stanno per fallire. Poi in un momento come questo, insomma, questo è un elemento, ad esempio, non mai da sottovalutare. Quindi, comprendere anche quello che poi ci può essere, qual è la relazione che dobbiamo instaurare e capire anche se abbiamo dei costi, per esempio, in questo da sostenere, che può essere anche banalmente mandare una persona a fare i colloqui, a incontrare, e quindi magari pagare appunto la macchina, il taxi, piuttosto che, perché sono delle banalità, ma questo, il contatto può avere un costo. E questo rientra nell'ambito dell'analisi del target e della definizione degli obiettivi. Dopodiché possiamo partire con una pianificazione, ad esempio io ho individuato il settore A, il settore C e il settore G, composto, mi faccio un calcoletto totale, ho 50 imprese da contattare, bene, 50 imprese piuttosto che 100 mi fanno la differenza, perché io poi magari posso farlo 3 giorni su 5 o ci devo mettere una risorsa mezza giornata perché non lo posso fare io in prima persona, cioè tutte queste cose vanno valutate, quindi in quante settimane ad esempio penso c'è la pianificazione, ecco, non è soltanto la campagna pubblicitaria, questo è il concetto, e capire che naturalmente io posso mettere, posso sfruttare determinati strumenti. Allora, naturalmente questo mi deve anche nella definizione degli obiettivi del primo step, è importante porsi l'obiettivo anche economico, cioè innanzitutto voi se avete bisogno di fondi è perché vi siete fatti un'analisi di fabbisogno e sapete che, per tenere in vita la casa famiglia piuttosto che un'altra attività mi servono, adesso faccio un esempio, 50.000 euro l'anno. Questi 50.000 euro li potrei ottenere magari con una donazione unica di un'azienda piuttosto che con 1.000 altri metodi che vedremo con Alessandra, o magari possono essere 10 aziende che mi danno 5.000 euro ciascuna. Okay? Questo per dirvi, quindi l'obiettivo quantitativo è molto importante, perché non c'è niente di peggio che andarsi a porre poi nel momento del contatto e della relazione e fare la richiesta e trovarsi, ma a me va bene tutto, perché questo vi assicuro è poi viene letto dall'altra parte non come una disponibilità, una flessibilità, no? Cioè, ma anche spesso come questi non sanno nemmeno di che hanno bisogno, ecco, quindi va considerato. A questo punto si parte, nel senso che uno comincia a fare quella che viene detta la fase di test in qualche modo. E che cosa si fa in genere? Se vogliamo continuare l'esempio di prima, si potrebbe pensare di fare un test. Abbiamo individuato, 3 settori merceologici, abbiamo 50 aziende da visitare, magari proviamo con 2 per ogni settore, cominciamo così, con 6, vediamo come funziona. Adesso io sto molto rendendolo pratico, però dobbiamo renderci conto che poi questo è il quotidiano. E a quel punto, man mano che operiamo, andiamo avanti, ci rendiamo conto quali sono i feedback, che cosa ci rispondono, che cosa ci dicono, che cosa potrebbe non aver funzionato, le certezze non ci sono mai, però che cosa invece magari ha fatto presa su quella determinata persona, quella determinata impresa, eccetera, eccetera. Tutte queste cose è bene che vengano sempre anche, tesorizzate,
Non ve le tenete nella vostra testa se siete un gruppo di persone, cioè se c'è una squadra che lavora, una piccola organizzazione anche, però sono, cioè, trovate i momenti e modi di condividerle, perché è sempre utile a tutti quanti per capire. Dopodiché c'è la fase della misurazione. Ecco, questo è un altro elemento che tendenzialmente tendiamo a non fare nessuno, ma cioè, voglio dire, anche nelle grandi organizzazioni, non vi immaginate, è proprio una cosa che, non lo so, non è, si vede nel nostro forse DNA proprio degli italiani, cioè magari otteniamo anche dei bei risultati e tutto, però chiuso al momento, ottenuto quella cosa, vabbè, poi se ne riparla tra un anno quando gli andrò a richiedere i soldi. E questa cosa poi si dimentica nel corso del tempo. Invece la misurazione dei risultati è importante, perché me la ritrovo poi, ne devo fare tesoro, la devo capitalizzare per ripensare l'approccio successivo, esattamente. A questo punto, nella prima fase, noi ci focalizziamo su questa oggi in particolare, perché poi appunto diamo spunto a tutto il resto che svolgerà anche Alessandra. In qualche modo, perché serve segmentare? Perché le risorse non ci sono già, non sono mai infinite, e bisogna ottimizzarle. Allora, per ottimizzarle io devo focalizzarmi, cioè devo mirare possibilmente le risorse che ho già scarse a determinate azioni, a determinati segmenti. La segmentazione mi aiuta a individuare dei cosiddetti cluster, comunque dei segmenti di mercato più ridotti, più ristretti rispetto appunto allo sparare nel mucchio, e questo ci consente, come dire, di massimizzare il risultato cercando di minimizzare i costi. Naturalmente dobbiamo essere anche in grado di individuare le discriminanti di ciascun segmento, cioè in sostanza in base a che criterio noi accorpiamo le imprese e le facciamo diventare parte integrante di segmenti, di target. Non esiste la formula magica, cioè la formula unica. Ogni realtà può distinguere in funzione di determinati requisiti. Sono requisiti che sono incisivi ed importanti per la propria missione. Quindi, ad esempio, non so, se io voglio, per farlo concreto, voglio agire su, appunto, su un territorio, diciamo, limitato in qualche modo, può essere una provincia, un comune, una regione anche, con una determinata, o magari tre, adesso faccio gli esempi così, ma tre case famiglie dislocate nella regione in posti differenti, le devo finanziare e sostenere. Naturalmente è facile che penserò di andare, intanto la variabile territoriale, cioè imprese che sono sul territorio, che mi conoscono e che potranno verificare proprio, no, di fatto quello che poi realizziamo con i soldi che ci danno. Prima di pensare in grande, perché spesso poi si fa, no, si pensa subito, invece ricordiamoci che in questo periodo in particolare molte ricerche dicono che la territorialità nel fundraising sta diventando sempre più forte, perché in un momento in cui c'è crisi in generale, a maggior ragione si vuol vedere dove si investono i soldi, quindi anche il benefattore, l'azienda benefattrice o comunque partner che decide di collaborare con una realtà, diciamo, non profit, è molto propensa a farlo, diciamo, per il proprio territorio. È più forte ancora di prima, perché già esisteva in alcune aree geografiche italiane questa propensione, però ora è proprio molto più evidente, quindi vale la pena, ecco, per quando si è in realtà territoriale, sfruttarla. Allora, torniamo all'esempio. Così io, quindi, prima cosa, variabile geografica. Se siamo in tre province differenti della stessa regione, cominciamo con le zone circostanti alle province. Facciamo anche in modo che le tre case famiglia che fanno parte della mia stessa missione non si facciano concorrenza tra loro. Sembra una banalità, ma non lo è di fatto poi quando ci si trova ad operare. Quindi, prima cosa, dove si ubicano le aziende. Dopodiché si fa sicuramente una discriminante importante, è quello che ha detto prima Alessandra, fare un'analisi della reputazione di queste imprese, prima di tutto di che cosa si occupano e se sono eventualmente in contraddizione o a rischio con la nostra mission. E queste già sono due variabili molto grandi, cioè restringiamo il cerchio. Dopodiché potremmo decidere, ma queste imprese in che cosa ci devono aiutare? Cioè, mi basta che mi stacchino un assegno? O vogliamo che parlino e in qualche modo ci aiutino con il loro business a diffondere anche la nostra causa? Questo già fa un'altra differenza, perché nel primo caso mi basta che siano in salute, abbastanza ricchi e che magari il proprietario sia anche, come dire, una persona illuminata, lungimirante. Nel secondo caso mi interessa soprattutto che dialoghino con numerosi clienti, cioè che abbiano un portafoglio a loro volta di clientela molto ampio. Allora cominciamo a capire anche in base a queste caratteristiche chi appartiene all'una e chi appartiene all'altra. Nel primo caso è più facile che sia per esempio anche una business to business, quindi un'azienda che non parla con persone ma magari fa prodotti, adesso dico, tecnici per altre imprese.
Nel secondo potrebbe essere il supermercato piuttosto che la catena di alimentari o insomma, il panificio, bla bla bla, insomma, ecco, tanto per darvi un senso. Questo aiuta a metterle sempre insieme. Avremo a un certo punto il segmento A che è accomunato da determinati requisiti, il segmento B che è determinato da altri, eccetera. Quando andremo ad approcciare a questi segmenti utilizzeremo degli approcci differenti. Ecco perché ci serve poi la segmentazione, perché non possiamo parlare lo stesso linguaggio all'impresa che fa pacchetti software per altre aziende e rispetto all'impresa che invece si occupa di grande distribuzione. E chiaramente il segmento poi viene definito cluster, quindi fa parte della cosiddetta cluster analysis, appunto, che è un ramo del marketing, dell'analisi di marketing, che ha bisogno di tre requisiti. Ecco, ricordatevi che non si può parlare di segmento, questo per aiutarvi perché è importante dal punto di vista della quantificazione numerica, non si può parlare di cluster o di segmento se non è misurabile, quindi deve essere possibile definire una dimensione quantitativa di questo segmento, cioè quante imprese ci stanno dentro, che quanto producono in termini, chiamiamolo, di fatturato piuttosto che di valore economico, quanti dipendenti hanno, cioè ce ne sono tante di variabili numeriche che io posso utilizzare per descrivere una realtà aziendale. L'accessibilità, non ci creiamo segmenti dove tanto non ci possiamo arrivare o comunque che sappiamo già che non possiamo raggiungere per qualunque motivo, è inutile, ecco. Questa è sempre l'ottimizzazione e la massimizzazione. E poi l'economicità, cioè rispetto a quanto io penso, ecco, di dover investire per gli spostamenti, andarli a trovare, produrre materiali da fargli vedere, eccetera, che cosa mi ritorna? Perché deve essere remunerativo quel segmento, quell'insieme di aziende deve essere remunerativo. Allora, questo è un esempio di mappa di orientamento che ognuno di voi si può fare tranquillamente rispetto alla, diciamo, anche al proprio mondo, no? Alla propria realtà circostante. Considerate che è tendenzialmente un orientamento dell'individuo, della persona. Però pensiamo anche, ripeto, che le imprese sono fatte di persone e che quindi generalmente questi ragionamenti sono applicabili anche poi alle aziende, perché noi poi con azienda, voglio dire, sintetizziamo un mondo fatto di persone, di funzioni, di uffici diversi, però in realtà parliamo sempre di persone. Allora, se noi immaginiamo questi due assi cartesiani, dove diciamo agli opposti mettiamo, rispetto alla donazione, no? al mondo non profit e quindi al sostegno per cause sociali, la scelta consapevole, quindi diciamo studiata, razionalizzata, pensata, ecco, rispetto ad una risposta ad uno stimolo esterno, quindi l'emergenza, no? La chiamata urgente, la pubblicità, ecco. E a quel punto connesse con questi due diciamo opposti ci sono le donazioni ricorrenti e ripetute, quella parte di italiani che dicevamo prima, no? Disposta, cioè, costantemente a sostenere determinate cause sociali. E invece le donazioni occasionali, il più semplice, il più immediato, l'SMS da 2 euro, no? Questo che facciamo, insomma, che meno male, insomma, conoscono tutti. Sull'altro asse, all'opposto, l'approccio razionale con l'approccio emozionale, quindi una scelta che viene fatta razionalmente, così come avviene per gli acquisti, anche per le donazioni, esiste questo processo mentale che ogni individuo fa, e l'approccio razionale è quello, diciamo, del grande investimento, chiamiamolo, no? Quando si compra una lavatrice o una macchina, si fa sempre questo esempio, l'approccio è, o la casa, ecco, per Antonasi è un approccio razionale, non è che ti puoi, no, cominci a fare i conti, i piani, i confronti, eccetera. Quando compri il pacchetto di gomme alla cassa del supermercato è quello che si chiama l'acquisto d'impulso, cioè un approccio emozionale, mi attrae il colore, ho tanta sete, quindi vedo la bottiglietta dentro e me la prendo al volo. Sono cose molto differenti. Pensate che lo stesso processo mentale avviene anche per le donazioni. Quindi evidentemente ho l'appello all'emergenza o la televisione che mi dice c'è stato lo tsunami, bisogna donare, faccio la donazione d'impulso. Sottoscrivo un RID bancario, quindi cioè io decido di dare ogni mese, ogni 6 mesi un tot fino a revoca per un'associazione, o piuttosto faccio un lascito testamentario, evidentemente sto nella parte razionale, perché faccio una scelta molto più ponderata. Questo è utile perché vi assicuro che questo può avvenire anche nelle imprese, nelle aziende, cioè adesso voglio dire, poi Alessandra me lo potrà confermare, ci sono delle aziende anche che capita che il direttore finanziario ti dice guarda, io
ho un tot per ragioni fiscali, devo farmi una, diciamo, devo farmi una deduzione, a un certo punto è tot, quindi ti stacco un assegno di 5.000 euro. Adesso che pensiamo? Che quelli siano affezionati alla causa e che, voglio dire, l'anno prossimo ci posso, cioè, lo posso anche provare a riandarci, perché comunque già che me le dati, ma vi rendete conto che è un approccio molto diverso rispetto a uno che viene e ti dice, che tu incontri e ti dice, beh, ci picchia, la vostra, il vostro impegno veramente mi ha colpito, vorrei che tutti i miei dipendenti fossero coinvolti su. Cioè, ecco, già su... andare lì a chiedere come va l'IRPEF quest'anno. Esatto. Cioè, ecco, questo per dire che si può pensare anche applicato, ecco, no, con i nostri interlocutori aziendali. Naturalmente, nei quattro quadranti, voi immaginate, c'è il mix di questi opposti, quindi dove abbiamo la scelta consapevole con l'approccio razionale, abbiamo la donazione come un contributo alla soluzione di un problema o come gesto di impegno civile. È facile che lì troveremo terreno fertile per creare delle collaborazioni durature. Nel quadrante, diciamo, scelta consapevole, approccio emozionale, entriamo più nell'aspetto, no, che diceva prima Alessandra, vedete come poi le sfumature diventano più concrete, cioè la solidarietà verso chi ha bisogno, la carità, però che vuol dire? Che tu magari sei in contatto con un'azienda, diciamo, filantropica, cioè che decide di aiutare la società, però oggi lo fa per la tua causa e magari l'anno prossimo lo fa per un'altra, perché comunque sempre del bene continua a fare, capisci? Non ha sposato, come usiamo dire noi, la causa. Nell'approccio emozionale e le donazioni occasionali c'è la risposta all'emergenza. Quindi terremoto in Emilia, tutte le aziende del territorio si sono mosse per sostenere, eccetera. Però magari poi Parmigiano Reggiano, dopo che ha fatto la raccolta per il territorio in Emilia, nella sua vita non farà mai più, faccio un esempio, tanto non farà mai più, no, una donazione o un progetto di sostegno sociale. Tra le donazioni occasionali e l'approccio razionale c'è sempre, diciamo, una risposta a una sollecitazione. Quindi io posso decidere comunque razionalmente di rispondere ad un segnale che però mi arriva occasionalmente. Ecco, questa è un po' la differenza. A questo punto, rispetto a quello che abbiamo detto, se io mi faccio, no, guardo dentro di me a questo punto la mia organizzazione, la mia associazione, la mia cooperativa sociale, la mia onlus, che cosa devo offrire ai miei donor a questo punto? Perché il tutto ci serve a capire chi abbiamo davanti, o al motivo per cui perché può essere anche il contrario, il motivo per cui un giorno mi squilla il telefono e c'è l'azienda XY che mi dice vorrei fare una cosa per la tua associazione. Uno dice magari, però succede anche questo. Anche lì quello che aveva detto Alessandra è preziosissimo, non accettiamo subito perché i soldi, giustamente i fondi ci servono, senza però fare alcuna riflessione, perché ho visto accadere anche questo e poi magari scopri che comunque, ecco, c'è un secondo fine, non per demonizzare, ma proprio perché è un discorso di, diciamo, di attenzione. Allora, nella relazione, a questo punto sugli assi mettiamo la relazione duratura, appunto, in contrapposta alla relazione temporanea. Certo. Proprio l'altro giorno ho letto della Ryanair che praticamente le hostess fanno il calendario, lo vendono e il ricavato va in beneficenza. Ora io hanno aperto un bando. 100.000 euro danno ad organizzazione, e sono anche parecchie organizzazioni che riescono ad accontentare, perché comunque, non so, il budget l'anno scorso mi sembra che è stato di 600.000 euro, insomma, comunque, vabbè. Io un attimo sono rimasto, detto, bah, adesso gli mando tutte le informazioni che vogliono, poi, insomma, mi sono detta, vabbè, non si può... Credo almeno un minimo, no? Cioè io non posso fare un'azione di bene, a fin di bene, se non sono d'accordo sul mostrare, sull'uso che si fa del corpo femminile, per esempio, no? Che non è niente di dannoso all'organizzazione, però è proprio una questione di immagine. Cioè io poi come vado a giustificare? Appunto, è coerente con l'impostazione valoriale della vostra organizzazione, quindi questo va considerato. Se il calendario, non so, ti riferisci al fatto che io non l'ho visto, quindi no, è un po'... vabbè, non sarà sicuramente, non mostrerà sicuramente, non sarà hard, insomma, chiaramente, però comunque il messaggio è sempre lo stesso, anche se sono in bikini, certo. Il messaggio è uguale.
No, giusta riflessione, corretta. Magari qualcun altro non se lo pone. No, non sono in divisa, sono spogliata. Sì, perché nella pubblicità c'è scritto le hostess si spogliano. Quindi per a fin di bene. Mamma mia. evidentemente tra le organizzazioni non è un elemento deprimente e quindi non ci hanno pensato. No, io no, non credo che siano oggettivamente deve essere per forza, perché io credo che tutte le organizzazioni che fanno delle azioni no, pensa a quella Femen, nel movimento femminile che si denudano in piazza. Non pensare sempre con il tuo alla tua. Ma un conto è la provocazione, il messaggio che io voglio far passare è un altro. È un movimento che raccoglie fondi per sostenersi, se no secondo te ogni volta in un posto diverso del mondo, quando arrivano in 20 con l'aereo e con le cose dalle altre parti, sono finanziati. Cioè, non ci dimentichiamo che le cause sono veramente migliaia per cui si raccolgono fondi, non pensiamo solo alle quelle sociali a cui siamo abituati noi ad operare, perché sono veramente tante, e quindi ecco, vedi che sei rimasta, cioè non, quindi non è vero, ci sono, probabilmente, adesso voglio dire, non lo so chi ha aderito al bando, ma ci può essere anche quella che fa, adesso dico, raccolta per i cani randaggi, e a loro tutto sommato che gli importa della donna in bikini? Voglio estremizzare, però non si può porre lo stesso problema, non si pone lo stesso problema che si pone la tua, che già nella definizione, mi permetti, il Vangelo della vita, no? Cioè, ti dice tutto, nel senso esprimi, cioè la vostra ragione sociale esprime dei valori già di suo, cioè una parola così importante come quella, diciamo, come Vangelo, che diciamo, nel percepito non può che, no? L'elemento che non abbiamo toccato è l'importanza del nome. Del nome, cioè, la tua è talmente chiara, no? Non potresti fare, capisci? nemmeno dici, vabbè, esatto, non me ne frega. Esatto. No, quindi è molto interessante quello che tu dicevi, però vedi come è utile riflettere sul fatto che non è scontato invece. Cioè, quello che per te va bene non è detto che vada bene per un'altra organizzazione. Meno male, io dico, perché il mondo, cioè, è proprio su queste differenze che si gioca la partita, Perché dove noi pensiamo di essere uguali agli altri, allora a quel punto facilmente incorriamo nel rischio di sbagliare o di sentirci dire dei no. Più siamo peculiari, riusciamo a tirar fuori una differenza che ci distingua rispetto agli altri, e più vedrai che quello, ecco, il posizionamento si rafforza. Cioè le grandi non è che lo sono diventate a caso, ora per carità c'è il discorso del cancro, sicuramente voglio dire una malattia diffusa, piuttosto che le malattie genetiche hanno cavalcato, sicuramente faccio i casi di Teleton, diciamo la televisione, quindi un mezzo di massa per antonomasia, eccetera, eccetera, ma ce ne sono tanti, Save the Children, Medici Senza. Però in realtà perché questi hanno fatto un processo di posizionamento fortissimo, e a volte noi neanche ce ne rendiamo conto, nel senso che come pubblico ormai li conosciamo così, ma in realtà li abbiamo percepiti e recepiti con delle differenze fondamentali. Questo è molto importante. Tornando a questo discorso, appunto, sempre con approccio razionale, approccio emozionale, relazione duratura e relazione temporanea, che cosa devo offrire, appunto, e cosa posso dare ai miei donor? Allora, sicuramente laddove io riconosco un approccio, diciamo, razionale e soprattutto un interesse alla causa effettiva, quella cioè che mi può portare verso una relazione duratura che vale la pena coltivare, io devo sicuramente dare competenza, professionalità, cioè poi serietà, fondamentalmente adesso ce ne potremmo mettere tantissimi di sostantivi, efficacia, trasparenza, cioè, però fondamentalmente anche l'efficacia, perché poi nel tempo, ecco che torniamo al concetto di misurabilità, quello se vorrà stare ancora al mio fianco lo farà nel momento in cui si renderà conto che effettivamente sono stati prodotti dei risultati con i soldi che ha dato o con il suo contributo di qualunque natura sia. Per quello che riguarda, diciamo, la via di mezzo tra la relazione, diciamo, duratura rispetto poi a un approccio più emozionale, naturalmente ci può essere importante quando c'è un po' di, come dire, di coinvolgimento così. Allora, l'emozionale per un'azienda che può significare, vi faccio un esempio, l'azienda non ha emozioni di sua, no? Però appunto, diciamo, è fatta di persone, potrebbe essere questo: il presidente o l'amministratore delegato ha un figlio, per dire, affetto da una malattia. Tutto questo è più facile, no? Che succeda. Oppure si è sempre impegnato personalmente perché durante i suoi mesi di vacanze estiva magari ha sempre fatto 15 giorni con sua moglie in Africa presso una missione. Cioè sono delle sensibilità personali
essendo il presidente o l'amministratore delegato di un'azienda, può, come dire, decidere che tutta la sua azienda sposi quel determinato, quella causa. Oppure, altra cosa che capita, il dipendente di un'azienda si ammala di una certa, o ha un caso particolare. Ecco, allora, lì pensiamo che l'approccio è molto emozionale, no? Pure se parliamo di aziende, mi seguite proprio nel processo, ecco. È diverso dal dire, no, io ho un business, un certo tipo, produco determinate cose, mi piace abbinare diciamo il mio interesse per il mercato ad una causa sociale di altri, so, producono prodotti per bambini, quindi voglio fare una cosa per i bambini, cioè ne possiamo trovare infinite di, diciamo, di collegamenti. Però lì, nel momento in cui ci sarà appunto una certa emozionabilità, diciamo emozionalità, in genere il contatto diretto, l'essere seguiti molto, la relazione proprio coltivata è importantissima. Allora la stretta di mano, la possibilità di fargli fare magari anche l'intervista sul giornale della città, cioè cose molto concrete, però poi sono queste che voglio dire coltivano un rapporto. Naturalmente l'approccio razionale, come? No, no, ma era solo una battuta, uno studio sulle persone che sono nelle aziende. Poi lo vedrete dopo, Ale ve lo spiegherà molto bene questo concetto. Sì. Naturalmente, ecco, nell'approccio razionale rientra, no, tutta la parte della concretezza, l'impegno su progetti precisi, eccetera, che non è che va in contraddizione, non a casuale, anche con, diciamo, la relazione temporanea. Se l'approccio è di tipo razionale, io posso pure avere un'impresa, mi dice guarda, per quest'anno ce la faccio, non ti garantisco per l'anno prossimo, però a me interessa molto, no, quel determinato progetto, costruire una scuola nel determinato paese, piuttosto che, e quindi lì cosa ci vorrà? La concretezza, tutto quello che ruota intorno a quel progetto e finalizzarlo. Infine è chiaro che, cosa da cui non si può prescindere, anche se uno ha chiaro che dice vabbè, questa me la gioco quest'anno, l'anno prossimo non li vedo più, non è che questo poi ci consente di fare, come dire, le cose meno seriamente. Ecco, questo è importante come passaggio. Continuerò a dover insistere, diciamo, su criteri importanti come l'onestà, la trasparenza, il rigore della gestione dei fondi, perché poi ricordiamoci che chi ci sgancia, tra virgolette, poi è sempre una voce libera, cioè il passaparola nel nostro mondo è una cosa importantissima, la reputazione è fatta anche di questo, di passaparola, quindi se qualcuno, per dire, ha già deciso anche di non accompagnarvi per tanti anni, però ha deciso di fare una cosa per un anno, e poi l'anno dopo non può più farlo, ma parla con un'altra 10 imprese e dice no, per carità, quella Ollus lì, ma, o quell'organizzazione non è seria, e cioè vi siete veramente rovinati, quindi bruciati proprio. Allora, infine, l'esercizio che io posso fare rispetto, ma poi di variabili fate un esercizio, ce ne possono essere tante, ho cercato anche di sintetizzare quello che ci viene più facile da comprendere. Possiamo andare a mettere, se noi abbiamo già un portafoglio di imprese, per dire, storiche, lo possiamo fare sul pregresso, quindi ci prendiamo la nostra lista e diciamo, va bene, rispetto a questo, ma che cosa è stato fino ad oggi? Allora, questa mi segue da 10 anni, anche se ogni anno poi ha fatto una cosa diversa, beh, sicuramente relazione duratura. Che tipo di approccio ha? Sono proprio degli esercizi che però aiutano moltissimo poi a focalizzare su che cosa gli posso offrire, gli strumenti, e che cosa gli vado a raccontare al prossimo giro. Se invece non ce le ho, parto da zero in sostanza, il consiglio è quello di prendere appunto una lista, cioè cercare le realtà aziendali, tanto voi quando dovrete andare a contattarli questa cosa la dovrete fare preliminare. A quel punto già provate a fare un esercizio rispetto a quello che vi sembra di conoscere su quell'impresa. A volte basta leggere degli articoli di un giornale, delle notizie dell'amico che ci lavora dentro, cioè assumere informazioni. Le informazioni sono il patrimonio più importante per qualsiasi realtà, anche le non profit, e bisogna farle, bisogna tesorizzarle. Quello che dicevo prima, anche il database non significa, adesso ci arriviamo, solo nome della ragione sociale, indirizzo, nome del capo dell'ufficio a cui ci vogliamo rivolgere, il numero di telefono. Queste sono le cosiddette anagrafiche, dati anagrafici che ci devono stare, ma non si può fermare lì. Dobbiamo avere un campo note enorme in cui noi dobbiamo registrare più informazioni possibili su quella realtà, perché ci saranno sempre preziose nel momento in cui andiamo a dialogarci. Okay? E questo può essere un esercizio utile per crearci appunto dei segmenti. Ecco che arriviamo al fulcro. Allora, il database marketing, questa è una cosa che spaventa tutti normalmente, perché è vero, si dice che il database sia molto costoso. In realtà è costoso mantenerlo un database, nel senso che è costoso ore uomo più che soldi, parliamoci chiaro. Poi le grandi organizzazioni si dotano anche di software
particolari, eccellenti, eccetera, eccetera, ma anche nelle piccole realtà. Siamo tutti dotati di computer oggi, un file Excel dove mettiamo dentro queste informazioni, e quante volte invece per ragioni di tempo o perché non si è, queste cose si lasciano così, restano nella nostra testa o nella testa dei nostri colleghi e collaboratori, e quelle poi si dimenticano, è normale che accada. Invece tutte le note importanti, ho visto la fiera tal X, non so, questa impresa, ho visto che faceva una cosa, potrebbe essere, cioè quando vi si accendono le lampadine, l'utile sarebbe riuscire subito a in qualche modo a registrarle. E questo database poi fatto in questa maniera, ripeto, che non è solo dati anagrafici, è utilissimo proprio per fare la segmentazione, perché ci aiuta a individuare quei requisiti e quelle caratteristiche che non sono necessariamente solo dove è ubicato geograficamente, che lo capisco dall'indirizzo e dal CAP, no? O appunto di che cosa si occupa, ma tutte le altre informazioni, è già attivo nel sociale, non è attivo, ha mai fatto cose. Per esempio, molti, no, per molti l'essere attivo nel sociale significa essere per forza, non so, attenti all'ambiente, green, no? C'è stato per tanti anni la CSR, la Corporate Social Responsibility, è stata vista come soltanto, no, l'impatto ambientale. Cioè, non è solo questo, ovviamente. Quindi tutte queste informazioni importanti. Quindi abbiamo un unicum che nasce da fonti esterne, da cui io prendo informazioni, elaborazioni interne che sono state coltivate, prodotte, diciamo, nel corso dei della vita dell'organizzazione, dei rapporti che abbiamo ottenuto, e anche i dati che abbiamo, nel caso in cui ce li abbiamo, già dei donatori. Faccio riflettere su una cosa: chi parte da zero? Secondo me non parte mai da zero. Ad esempio, se ci sono dei sostenitori privati che hanno fatto donazioni come Cristina Delicato, Alessandra Delipoggi, Nicoletta, a volte andate a cercare in quel database, perché magari scoprite che quella persona che ha fatto la donazione come persona è un gancio importante all'interno di un'azienda. Questa è una cosa che è difficile, cioè facilmente sottovalutata, però in realtà è un buon punto di partenza per cominciare. Ognuno di noi ha un lavoro, quindi a parte il libero professionista, l'autonomo, piuttosto che in genere si è inseriti in una realtà più grande, no? Quindi questo è molto importante. I dati vanno tenuti bene, manutenuti, normalizzati, cioè tenuti puliti e arricchiti, perché possono cambiare nel tempo. Ad esempio, è importante mettere il semaforo rosso all'azienda che, su cui ho letto un articolo appunto magari negativo di reputazione, piuttosto che ho saputo l'amico dell'amico che sta in acque negative, cioè forse fallisce, forse chiude, non andiamo a chiedergli, insomma, fondi, ecco. A questo punto diciamo un po' il cerchio si chiude, nel senso che noi dobbiamo registrare tutte le informazioni che abbiamo, farne un'analisi, pianificare e a quel punto realizzare, cioè decidere come partire, che approccio utilizzare. Questo, mi diceva appunto, l'avete visto, naturalmente anche per le imprese esiste questo concetto, augurandoci che ognuno di voi, no, tra un anno, due anni, abbia un portafoglio, 10, 15, 50, 100 imprese che sostenitrici, a parte che si può fare anche immaginandolo, diciamo, un po' su quelli che ancora sono, non sono nostri sostenitori, però su quelli che abbiamo è più facile, li conosciamo meglio, immaginarci che possono dividersi anche questi per altri requisiti, cioè rispetto alla nostra missione, no? Rispetto alla nostra associazione. Cioè c'è quello che ci dà più soldi, che preferisce fare solo la donazione, c'è quello che ci dà dei beni in natura, piuttosto che... Allora tutte queste classificazioni ci aiutano, quello che ce lo dice, guarda, io tanto, magari tutta la vita, però più di 500 euro all'anno non ti darò mai. Allora li mettiamo tra i piccoli. Ci sono i prospect o i suspect, cosiddetti termini di marketing, che vogliono indicare il prospect è quello dove ho alto potenziale di realizzazione, cioè nel mondo dei suspect, i suspect sono quelli che io sospetto essere buoni per la mia causa. Tra quelli ci sono i prospect, cioè quelli che ha più alto potenziale, che perché magari sono un contatto tiepido, perché riesco ad arrivarci in un'altra maniera, quindi quelli con più facilità di concretizzazione. E poi vabbè, c'è il resto del mondo che però può non interessarci. L'analisi di cui abbiamo parlato prima fa parte dell'analisi del donatore, perché comunque l'azienda donatrice, che poi è limitativo dire donatrice, ma Alessandra vi esploderà meglio questi aspetti, però è sempre, ecco, insomma, diciamo, l'azienda sostenitrice. Il valore, capire qual è il comportamento nel tempo e anche poi soddisfarla o soddisfarsi reciprocamente. Questa era la domanda che vi facevo appunto. Perché facilmente queste sono le cose che si sanno, si dicono, si studiano e si applicano sugli individui.
Raramente si fa questo tipo di riflessione, questo approccio si adotta anche per il mondo aziendale, per le imprese. Infine, il concetto del marketing relazionale, gli strumenti di raccolta fondi, che passo poi la parola ad Alessandra, è che con le imprese diciamo, l'approccio è molto differente da quello che si ha con il donatore privato, perché è, se volete, addirittura più relazionale rispetto a quello che si può instaurare con il privato. Chiaro che nelle realtà piccole e territoriali anche con il privato c'è un contatto molto diretto, la conoscenza addirittura, però voi immaginate che le organizzazioni magari più di respiro nazionale o comunque più grandi estese sul territorio non possono vantare, no, una conoscenza addirittura one to one con i donatori. Questo invece è tipico, necessario e imprescindibile per le imprese. Tanto che campagne di massa verso le imprese si fanno relativamente, poi le vedremo più tardi, non so se oggi o domani. Ecco. Comunque, ecco, una cosa importante è questo, che la gente dà ai programmi meritevoli piuttosto che alle istituzioni bisognose. Qui è un'altra distinzione col concetto di beneficenza e di carità. Cioè il caso deve catturare l'attenzione, scaldare il cuore e mescolare la mente. Questa, diciamo, è una frase presa da un importante, diciamo, autore anglosassone americano, che parlava appunto dei progetti del fundraising, di disegno. Beh, poi nel mondo anglosassone sono molto avanti nel settore non profit rispetto a noi, proprio per, diciamo così, per cultura. Però ecco, non pensiamo mai che alla fine siamo buoni e bravi e quindi comunque i soldi ce li danno per questo. Torna al concetto della missione, cioè dobbiamo avere chiaro quello che siamo, quello che facciamo, quello che vogliamo essere in futuro. Qui in teoria noi avremmo anche la prima esercitazione e forse potremmo fare una pausa di 5 minuti, se siete d'accordo, e poi facciamo l'esercitazione. La prima parte dell'esercitazione che vi distribuiremo. Che dite? Facciamo... Viene proprio preciso, sono 4 e 4, due gruppi che già sono autonomamente pronti, diciamo spintaneamente costituiti. Così è proprio carino. Rende. Si adatta molto spesso, sì. Benissimo, no, manca l'altra. Aspettiamo un attimo, sennò poi è inutile spiegare. Allora, l'esercitazione, che è semplicemente un workshop, un modo anche per, come dire, cominciare a cimentarsi e a divertirsi un pochino, abbiamo questa per noi, Ale, tanto da leggere, consiste nel dividervi in due gruppi, dicevo prima siete già costituiti, cioè 4 e 4 perfettamente simmetrici, quindi vi diamo due copie ciascuna in modo che insomma a coppia ve le potete leggere, no, loro, perché noi abbiamo questa. Sulla stessa, diciamo, partendo dallo stesso testo, faremo l'esercitazione adesso e la faremo la seconda parte, la prima parte oggi e la seconda parte domani mattina. Quello che dovete fare sostanzialmente è pensare di essere diciamo, la realtà, l'organizzazione che viene qui descritta, quindi vi dovete immedesimare, ora per un momento dimenticando quindi le vostre appartenenze, in quello che viene descritto qua e come dice appunto il testo sulla slide, una volta che avete analizzato tutto questo, diciamo, il caso, chiamiamolo così, che vi viene proposto, dovreste provare a definire dei possibili segmenti di domanda ad alto potenziale, naturalmente stiamo parlando di imprese corporate, collegati appunto alle aziende con cui volete entrare in contatto, visto appunto chi siete, e anche le diverse forme di collaborazione che vi vengono in mente. E se volete lo leggiamo insieme, in modo che se ci sono già delle domande me le fate, e poi dopo noi siamo qui a disposizione per qualsiasi cosa. Allora, naturalmente tutti i dati sono inseriti a scopo didattico, insomma voglio dire sono verosimili ma finti, ecco, tanto per chiarirci, non dovete immaginare che ci sia un nome, voglio dire, dietro, nascosto.
I dati di una recente ricerca ci indicano che il 49% degli italiani ha effettuato donazioni, con un incremento pari a quasi 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Gli italiani sono dunque un popolo di donatori? Sembrerebbe proprio di sì, avendo costoro ormai raggiunto quasi la metà della popolazione. La maggior parte dei donatori ha esercitato la facoltà solo una volta nel corso dell'anno e sono circa il 35%. Ciò consente però di introdurre una distinzione di fondo tra i componenti della schiera appena citata. Da una parte ci sono i donatori occasionali, mentre l'altro termine del confronto, con cui sono in relazione necessaria ma non diretta, è rappresentato dai donatori irregolari, cioè da coloro che hanno effettuato due o più donazioni e la percentuale dei quali appare comunque non trascurabile, ovvero il 14,2%. Questo è scenario, quindi stiamo parlando di donatori privati. Inoltre, si deve considerare che negli ultimi 3 anni diminuisce la quota di coloro che elargiscono in modo spontaneo, senza subire condizionamenti esterni. Al contrario, cresce l'incidenza percentuale delle donazioni eterodirette, ossia derivanti da molteplici stimoli esterni, 95,3% più 14 rispetto all'anno precedente, come spettacoli televisivi, sollecitazioni postali, visite porta a porta, iniziative di vendita di oggetti a scopo benefico, banchetti per strada, eccetera. Insomma, il donatore sembra essere tale in quanto subisce influssi ambientali, soprattutto per effetto delle campagne di sensibilizzazione sociale. In altre parole, l'espansione della filantropia viene trainata dall'offerta di raccolta fondi piuttosto che dalla domanda espressa dalla società civile. L'ammontare medio delle donazioni annue si attesta intorno ai 131 euro, sempre mondo privati. L'argomento relativo all'ammontare delle donazioni si lega strettamente alle organizzazioni e ai settori che hanno maggiormente beneficiato delle donazioni degli italiani. Calcolati sulla base dei rispondenti, i settori favoriti dalle elargizioni degli italiani, sia in termini di numero dei donatori che di ammontare totale donato, risultano essere in primo luogo la sanità e la ricerca medica, l'attività e la vita religiosa, le iniziative di aiuto ai paesi in via di sviluppo. Ecco qui che arriviamo, questo è un po' lo scenario. Dopodiché, chi siete voi? L'OMP XYZ, a cui peraltro se vi volete divertire potete dare anche un nome, tanto è una simulazione, si occupa di raccogliere fondi per finanziare la ricerca biomedica su una particolare patologia maschile, molto diffusa in tutto il mondo occidentale. L'ultimo esercizio ha prodotto una raccolta fondi, parliamo quindi della vostra organizzazione, complessiva di circa 10 milioni di euro. Di questi 10 milioni di euro, la raccolta dal territorio rappresenta il 30% e la raccolta diretta dai donatori il 70%. La raccolta territoriale si suddivide in diversi eventi organizzati nel corso dell'anno e per un quarto di donazioni aziendali. La raccolta diretta da donatori privati si suddivide tra donazioni dirette, circa 35%, ed azioni di marketing diretto, 65%. Quindi immaginate, no, il mailing piuttosto che come marketing diretto. Se poi non è chiaro, insomma, me lo chiedete. La raccolta territoriale contempla come principali attori i volontari e le aziende, di cui soltanto 2 rappresentano quasi il 30% della raccolta complessiva. Cioè 2 aziende rappresentano il 30% della raccolta complessiva da aziende. Marginali i contributi di enti locali e pubbliche amministrazioni. Una ricerca commissionata ad un importante istituto evidenzia una discreta conoscenza del brand, quindi del marchio della vostra associazione, che viene riconosciuta spontaneamente dal 35% degli intervistati. Una citazione spontanea pari al 35% significa questo. Della citata conoscenza del brand, più della metà rispondente è rappresentata da uomini, compresi tra i 40 e i 65 anni, presenti prevalentemente nel nord e nel centro, con reddito medio e medio alto. Quindi chiaramente qui state immedesimate in un'organizzazione più di respiro nazionale, lo vedete dai numeri evidentemente, però ecco, serve per fare esercizio di fatto. Quindi ci sono le informazioni necessarie per potervi provare a fare dei ragionamenti e poter cominciare a delineare dei possibili segmenti di domanda. Quello che produrremo in termini di esercitazione sarà interessante, perché poi quando nella seconda parte Alessandro riprende l'argomento e va più nel dettaglio del corporate fundraising, troveremo spunto sicuramente per verificare tutte le vostre riflessioni che sono uscite dalle proposte dell'esercitazione, perché come dicevo prima non esistono la cosa giusta e la cosa sbagliata, è sempre tutto molto relativo a chi siamo e a cosa facciamo. Poi noi siamo qui per qualsiasi cosa.
Ora posso anche togliere se volete. Abbassiamo il volume. Ah, perfetto. Se devo andare a bagno. Chiaramente avete, io direi quanto tempo? Beh, considerate che avete un'oretta sicuro, insomma nel senso, perché adesso diciamo non viviamo il testo. Dovete capire il testo e capire quali sono i dati che vi sono veramente utili. Esatto, certo, ragionare, certo, non verrà messo il voto, non verrete giudicati. No, assolutamente. Io, qualsiasi cosa. Sì. Possibili segmenti di domanda, cioè soggetti ai quali abbiamo sollecitato per avere risorse, giusto? Esatto, i segmenti di domanda sono intanto che cosa, allora, le aziende prospect, come mi diceva prima Cristina, sono quelle aziende che per qualche motivo possono essere già tiepide, per mille motivi, perché avete un contatto dentro, perché vi ha fatto una donazione 3 anni fa, perché per missione, per, come dire, contesto sono vicini a questo tipo di... È giusto per... Oddio, mi scusi, mi sono spaccata. I segmenti di domanda sono, esatto, diciamo, gli ambiti di intervento e che cosa gli posso domandare, quindi che cosa posso, come posso cominciare a selezionare nel mare magnum delle aziende o comunque del mondo profit quelle che possono essere interessate con quei dati alla mia missione. Quindi è un'organizzazione che si occupa di una patologia maschile, ricerca biomedica, e magari, non so, potrei cominciare a selezionare, a tirare fuori tutti quei contesti che non sono interessati magari per settore merceologico, non so, magari non mi rivolgerei, non so, a chi fa gioielli, faccio l'esempio più stupido, non so, probabilmente è poco interessato ad abbracciare questo tipo di ambito. Poi dipende dai gioielli, se. Noi siamo anche dei terroristi, diciamolo, no? Cioè noi facciamo terrorismo psicologico. Questo. Sia chiaro, legalizzato. Non mi dimentico che stiamo registrando tutto, poi sarà usato tutto con il me. Potrebbe essere per la sua importanza.
se facciamo una cosa tipo invece di scelto, cioè, allora,
risolto con una campagna se si prende Gracias.
Una cosa che non vi ho detto, non so se devo attivare il microfono. Una cosa che non vi ho detto è poi pensate a chi naturalmente di voi, quattro e voi quattro, farà il portavoce per spiegare quello che avrete deciso di fare. Ecco, cioè un semplice rappresentante.
Per ricordarvi che comunque, ecco, diciamo, avete ancora una ventina di minuti per elaborare il caso, poi dopo, prima di andare a pranzo, lo presentate. Meglio, ce lo dite. Voi avete finito, quindi? Okay. Chi è il relatore? Portavoce lei. Perfetto. Allora poi dopo possiamo microfonare un attimo chi parla, gli diamo il gelato, perfetto. Chiaramente pure questo l'hai italianizzato.
Io dicevo, me lo immaginavo proprio col K-O, Choco. C-H-O, K-O. Se però se gli vengono le bolle. Vabbè, appunto gli puoi dire o, cioè gliela fai in tutte e due le versioni. Ho paura perché così sembra anche un ciocco di legno, capito? E con l'H questo in inglese, al posto della I. Avete finito anche voi? Diciamo di sì. E il portavoce? Fabio. Benissimo, Fabio. Anche questo immagino. Benissimo, allora facciamo, diciamo, per cronologia e per cavalleria, facciamo esporre prima a loro e aspettiamo però magari la collega che rientra. Vi siete trovati? Sì, perché non era poi una cosa, no? Cioè, insomma... È stimolante, è interessante fare, sì. Come si chiama la collega? Non mi... Dora. Oddio, deve sempre parlare, cioè ti deve... Volutamente con una C, quindi non è in PNL, così lo metto in negativo. Volutamente con una C per con una C, come usano fare molte aziende che oggi utilizzano usano italianizzare. Usano italianizzare. Script, cioè in realtà lo usano fare nello scritto, capito? Cioè nella... Cioè, utilizzare parole inglesi, sì, parole inglesi, punto. Sì. Ah,
io pensavo fosse al bagno. Allora iniziamo, scusate. Noi ci siamo... abbiamo pensato innanzitutto di rivolgersi ovviamente ai contatti personali per raggiungere dei possibili target di collegamento, facendo riferimento anche eventualmente ad associazioni importanti tipo Lion, Rotary, dove comunque ci sono imprenditori o professionisti che fanno capo a, a realtà economicamente utili. E poi ovviamente la Camera di Commercio che ci permette, io ovviamente non prendevo in, noi non prendevamo in considerazione la realtà proprio locale, una cosa più generale, sì, perché sì, sennò a sentire lei la realtà locale ci faceva cadere un po' le braccia. Quelli a cui abbiamo pensato di rivolgersi sono aziende agricole biologiche, cioè, visto che c'era questo prefisso bio, puntando sul bio, non solo agricole ma anche di cosmetica biologica, per la qual cosa ovviamente abbiamo dovuto escludere quelle che non sono biologiche, perché essendoci la discriminante dell'animal free da parte dell'una e non da parte dell'altra, avrebbe escluso uno dei due. Le aziende biomedicali, sia di produzione che di commercio, in particolare queste perché sono business to business, quindi non si rivolgono direttamente al, al consumatore finale, ma tra di loro. E abbiamo messo anche aziende che producono profilattici, perché comunque se abbiamo intuito doveva essere una patologia che comunque avrebbe inficiato l'uso del profilattico, io do una cosa a te nel senso che tu ti curi e tu dai una cosa a me nel senso che così consumi il profilattico. E poi centri fitness e la Coop. Il principio dovrebbe essere prenditi cura di te così noi anche ci prendiamo cura di te. Nel senso la donazione che dia l'immagine, contribuisca all'immagine dell'azienda. Attraverso cosa? Con la possibilità della variante dello storno dal costo dei prodotti, identificandosi consumatore e produttore o commercializzatore tramite una fiche, un tesserino, qualcosa che dice siamo impegnati sullo stesso campo di battaglia, e la promozione del marchio per pubblicizzare il prodotto in cambio di, per esempio, il fitness, prenditi cura di te, così noi ci prenderemo cura di te, tu fa prevenzione e noi ti offriamo, che ne so, una settimana di palestra nel pacchetto. La Coop, tu hai il tesserino della nostra battaglia comune e noi invece di darti come tesserato Coop l'1%, che ne so, del dividendo annuo, ti diamo l'1,01. E così anche le altre. Per cui c'è la donazione diretta che è la prima cosa a cui pensiamo, ma anche siccome qui diceva che il riconoscimento del marchio è del 35%, non è altissimo, per cui questo ci farebbe in modo di allargare il... Poi ne parliamo un attimo. Vabbè, lo allargheremmo. Interessante. Lo allargheremmo. Sappiate che... Ecco che mi pare l'ultima Nielsen, io dunque sicuramente so quella di Telethon, era 2 anni fa, pari mi pare al 25% sollecitata se non sbaglio, cioè spontanea, scusatemi. No, pensavamo che fosse un po'... perché i numeri poi sono tutti relativi, però perché 35 su 100 dice basta, hai ragione, invece pensate che ecco, diciamo, i brand che sono più noti in assoluto... Se non ricordo male, il primo mi pare che sia Unicef, e poi AIRC pure mi pare terzo o quarto posto, no? In Italia non c'è nessuno, sì, che ha brand. Questa era spontanea però. 40%. No, spontanea, sì. Comunque, anche riferendosi al fatto che la fascia è tra 40 e 65, quindi ci staremmo dentro sia nel tipo di aziende che avremmo interpellata e anche con il discorso del medio-alto, perché comunque sono prodotti che comunque consumano persone con un'istruzione e un reddito medio-alto, non
al di là della COP che diventa più generalista. Solo una domanda perché mi è sfuggito, quando parlavi prima di business to business, cioè le aziende B2B, che cosa invece propongono loro, cioè che cosa fate con loro? Perché le altre ci baseremo solo sulla donazione, perché effetti non riusciamo a sollecitarli dal momento che sono già biomedicali, il discorso immagine è relativo. E poi dicevamo prima, proprio anche su questo ci siamo confrontati, se io faccio microscopi e le migliori lenti me le fa la Zeiss, io che sono un piccolo produttore potrò anche cercare di invogliare da un punto di vista etico in qualunque modo, ma su un microscopio io comprerò sempre lo Zeiss, la lente Zeiss. Io no, per il momento non discutiamo le vostre perché non voglio influenzare, quindi sentiamo anche loro e dopo parliamo un attimo. Allora, noi abbiamo fatto un altro tipo di lavoro, un po' più strategico-analitico, per cui siamo partiti da quel 35% di uomini del centro-nord con posizione medio-alta e quindi tenendo presente questo dato ci siamo prima fatti una scaletta delle cose da fare, per cui abbiamo prima deciso di individuare innanzitutto trattandosi di un'associazione che fa raccolta fondi per finanziare la ricerca, ci siamo orientati prevalentemente su una collaborazione di tipo economico, cioè noi andiamo a chiedere soldi alle aziende come prima cosa. Poi abbiamo fatto un'analisi sui settori merceologici, sulla localizzazione geografica, perché qui era interessante in quanto ci dice che gli uomini 40-65 anni del centro-nord sono quelli che hanno risposto in maniera più diretta in base alla citazione durante la ricerca. Abbiamo pensato di fare un minimo di analisi di reputazione dell'azienda, il range di età degli amministratori, perché vogliamo andare là. Chi ha già fatto donazioni, perché tendenzialmente chi le ha già fatte può darsi che le rifà e chi non le fa è sicuro che non le rifarà. E poi, siccome abbiamo comunque 10 milioni di raccolta fondi, evidentemente un minimo di database ce l'abbiamo e quindi l'ultimo step è stato quello di andare a capire come avere, tra virgolette, fare un'analisi del database relazionale e avere un gancio rispetto alle aziende che vogliamo raggiungere. Per cui abbiamo sostanzialmente escluso le aziende farmaceutiche, per un po' anche per la questione che dicevamo dell'AIRC, e abbiamo incluso, abbiamo fatto un elenco che sono innanzitutto le auto di un certo livello medio-alto, per cui parliamo di Mercedes, Audi, perché comunque si rivolgono a un target maschile, 40-65 anni, medio-alto. Poi a questo tipo di aziende chiediamo esclusivamente soldi come prima cosa. Poi avevamo pensato anche alle squadre sportive tipo calcio Serie A, golf, comunque sport abbastanza di un certo tipo, case editrici che lavorano con prodotti rivolti agli uomini, tipo Men, queste cose così, per fare sia una richiesta di donazione sia un'azione di sensibilizzazione. Poi alle aziende di produzione agroalimentari bio, e anche qui donazione. Perché la famiglia è particolarmente sensibile perché è strano a questa cosa. Tutte e due. Anche esatto, infatti. Poi borderline, però ho pensato, mi sono messo io dalla parte del cliente, del destinatario, a realtà che producono prodotti tecnologici, perché comunque certi tipi di prodotti sono rivolti principalmente agli uomini e target medio alto, cosmesi, alberghi perché il businessman gira, quindi anche aerei, Rolex abbiamo pensato che potrebbe essere un... Noi siamo andati molto sulla... sul target, abbiamo concentrato la nostra ricerca appunto strategicamente ci siamo concentrati proprio sulle persone che poi alla fine possono essere i riferimenti di queste aziende. Grandi marchi di abbigliamento uomo potrebbero essere, e poi realtà che si occupano della depurazione delle acque da bere,
perché magari potrebbero essere legate alla patologia, perché noi comunque non sappiamo di che patologia stiamo parlando. Nemmeno io, cioè nemmeno no, dico noi. No, nel senso, era proprio per lasciare, infatti vedi, loro hanno interpretato in un modo, va benissimo. Poi naturalmente, maschile però. Da tutto questo poi, marasma. Poi si pensa subito all'urologia, perché di fatto poi maschile siamo andati a parare. No, ma maschile e femminile, voglio dire, quella è la prima cosa che si fa a pensare. Poi l'altra ricerca, appunto, siccome sono del centro nord, siccome queste realtà che sono, diciamo, grosse realtà, di solito le direzioni generali sono tutte al nord, Milano e company, dintorni, per cui naturalmente ci rivolgiamo territorialmente a realtà soprattutto del centro nord. L'analisi di reputazione l'abbiamo fatta tenendo presente sostanzialmente tre fattori: come va l'azienda, per cui queste dovrebbero andare tutte bene, insomma, tendenzialmente. Nei periodi di crisi il lusso tiene, così si dice. Se hanno fatto delle donazioni, se hanno fatto delle donazioni per cause che non sono proprio corrispondenti con la nostra, e se diciamo, i decisori, i consigli di amministrazione è stato coinvolto in qualche scandalo che magari potrebbe associarsi poi alla nostra causa. Poi l'altra analisi, e quindi il campo si è ristretto ancora di più, poi andremo a prendere naturalmente quelle realtà in cui gli amministratori sono uomini, hanno sempre la stessa fascia d'età, e se riusciamo a capire se hanno delle famiglie, perché comunque potrebbero essere a nostro avviso più sensibili, in quanto chi ha famiglia comunque ha la responsabilità di una famiglia da portare a casa, cioè, e poi verificare se ci sono magari stati dei casi di questa patologia nell'entourage dell'amministratore delegato, del responsabile. Questa la vedo un po' difficile. Questa, cioè, però qual è il nostro punto? Qual è il nostro punto? Qual è il nostro punto di forza? Non è difficile, però usando comunicazione. Non è assolutamente nel proprio, diciamo, chi siamo, cioè chi è il, quindi anche il discorso di la sui giornali, il figlio del amministratore delegato di quell'azienda ha avuto un problema di questo tipo, ormai si sa tutto di tutto, cioè poi là ci vuole tanta pazienza, non è un fatto. Chiaro che bisogna capire se è economico, bisogna capire il vantaggio economico di tutto questo tipo di ricerca, è chiaro che poi nel merito bisogna. E poi però noi facciamo, diciamo, facciamo leva sul nostro database, visto che abbiamo il 70% di donazioni che ci arrivano da raccolte dirette, noi conosciamo tutti i nostri donatori e quindi da 3 o 4 filtri veloci riusciamo a capire se c'è qualcuno che abita a Milano in quella zona dove c'è quell'azienda e ci può dare delle informazioni. Bene, grazie. Devo dire che ovviamente, come diciamo prima, non è che c'è la formula giusta, per cui sono belli due approcci distinti. Non so se Ale ha commenti, io ho solo da fare delle riflessioni da condividere con voi, quindi eventualmente capiamo, ecco, non è appunto né giusto né sbagliato, ma è soltanto una riflessione. Intanto una cosa che vi ha accomunato è questo discorso del bio, agroalimentare, cioè il settore. Su questo vi faccio solo una riflessione. Dai dati di mercato diciamo, di questo ambito, questo settore, in realtà risulta che i maggiori acquirenti di questo tipo di alimenti siano donne. Quindi, per esempio, questa è una riflessione che si potrebbe fare. Essendo la patologia prettamente maschile, potrebbe, ripeto, non essere la strada giusta, perché poi alla fine bisogna capire come. Appunto, no, ma non solo fanno la spesa, siccome sono prodotti tipicamente anche di alta gamma, considera, cioè di alto prezzo, non sono accessibili a tutti, perché effettivamente se entrate in un punto vendita di prodotti biologici vi rendete conto, insomma, della differenza con prodotti normali, anche nei corner oggi della grande distribuzione. Però le ricerche dicono che le donne in questo, sai, sono più attente, no? Mi dispiace, per voi siamo sempre un po' avanti da questo punto. Quindi, allora, questa è una riflessione che potrebbe essere fatta relativamente al discorso del target. Non è detto che se una patologia è prettamente di un sesso l'altro non sia disposto a donare, però forse bisogna anche, come dire, farcela una riflessione, dovendo scegliere, come al solito, dovendo ottimizzare le risorse, non possiamo andare magari da tutti, è un pensiero che si può fare. Dall'altra parte direi che appunto voi avete, diciamo, trovato delle meccaniche interessanti, cioè siete andati a cogliere degli spunti per raccogliere fondi di fatto intermediando
tramite le aziende, ma avete parlato meno di donazione to cure aziendale, ma siete quelle, però poi avete individuato con determinati brand che avete nominato, la Coop, piuttosto che delle meccaniche diverse, come si dice, no, nel fundraising, di raccolta fondi, che vanno poi a, in realtà, ad insistere sui clienti finali delle aziende con cui siete entrati in contatto. Loro invece hanno fatto proprio un discorso un po' più di raccolta diretta, cioè di donazioni, diciamo, in denaro più dirette. Un'altra riflessione che mi veniva da fare era, tutti questi, voi avete scelto appunto alta gamma, diciamo marchi comunque di prestigio, di nicchia, come si direbbe in alcuni casi, perché poi rivolti anche prevalentemente agli uomini, da valutare sempre, questo è uno spunto che mi viene di più da, diciamo, da quelle, dal vostro lavoro, che da valutare, che nell'analisi che voi avete fatto, non ne abbiamo parlato prima, quindi aggiungo, può essere sempre molto utile, perché i mezzi di oggi ce lo consentono, soprattutto internet e quant'altro, capire come si posizionano queste aziende loro in termini di comunicazione. Mi spiego, una delle opportunità che uno può individuare quando deve andare a chiedere fondi ad un'impresa o di fare una collaborazione con loro è quella che potrebbero, proprio perché si rivolgono a un certo target o offrono un certo tipo di prodotto barra servizio, non, strategicamente parlando, non avvicinarsi a qualcosa che in termini di immagine non li impoverisca, ma faccio il caso, magari lusso. Adesso voglio dire Rolex, che poi comunque non è neanche, insomma, il più grande, non è Coutrier, insomma, non sono quelli più, però potrebbe non voler, diciamo, avvicinare alla sua, la percezione sua da parte del pubblico, una causa sociale, anch'essa buona, soprattutto una malattia, una patologia, perché molte aziende danno questo tipo di risposta. Perché effettivamente, poi insomma Alessandra ve lo vi spiegherà meglio, insomma, questi ambiti, quindi da considerare tutte queste cose, ecco. Però per il resto mi piace molto, poi dopo c'è, quando domani faremo la seconda parte, sarà anche più interessante. Ti lascio a te, sì, commentare se vuoi, se avevi qualche... No, fondamentalmente sì, le osservazioni che ha fatto Cristina, sì, mi ha colpito anche a me la diversità di aziende che siete andati a colpire. Se mi posso permettere di dire, di fare un'osservazione sul vostro gruppo, avete nominato grandi aziende a cui dovete pensare chiaramente che non chiedete fondi solo voi, ma li chiedono altre centinaia di charity di vari livelli. A quel punto, quel meccanismo che vi dicevamo prima di differenziazione, cioè vi dovete rendere agli occhi di una Rolex che ogni giorno ha 10 organizzazioni diverse che le bussano alla porta, voi mettetevi anche nei panni dell'azienda, no? Cioè, non sono il famoso, cioè, l'articolo, le aziende non sono un bancomat, hanno una riserva dedicata alle attività di utilità sociale, ma è una tasca, non è infinita. Loro fanno un altro mestiere, loro fanno lucro sulla loro attività del settore merceologico, poi hanno una tasca dedicata a, sia che sia una tasca di donazione piuttosto che un'attività parallela di magari raccolta fondi attraverso il loro prodotto, comunque non è il loro core business. Quindi immaginatevi, ripeto, una Rolex che ogni giorno riceve decine e decine di richieste. Come fa a decidere, a scegliere questa piuttosto che l'altra? Quindi in questo caso il vostro progetto deve veramente avere una ciliegina sulla torta che gli altri non hanno. Qual è? Non lo so. Questo è, come dire, un elemento poi di... cioè, non lo sappiamo neanche noi. No, però questo è il rischio di contattare le grandi. Cioè, le grandi, ripeto, hanno una lista d'attesa, in questo senso. Il vostro approccio, anche se anche le COP, insomma, è chiaramente un grande nome, però è un approccio, mi sembra, più dedicato al contenuto già, quindi anche con richieste alternative alla donazione mera. Quindi poi vedremo quali sono i vari profili delle aziende, dal filantropo... scusami? La valutazione che facevamo su alcune aziende, faccio l'esempio sulle squadre sportive o comunque l'atletica in generale, lo sport in generale, era sì raccolta fondi, ci dai soldi, ma ci aiuti anche nella sensibilizzazione, o il semplice sportivo, perché per esempio si pensava agli sport di nicchia, il golf,
che comunque lì sinceramente non ci sono, se, a mio parere, non ci sono molte richieste, perché tutti quanti andiamo a puntare sui grandi sport, cioè il calcio. Cioè, se io vado, devo andare a chiedere alla nazionale di pallanuoto, è più facile. Il golf è uno dei circuiti più sollecitati per le raccolte fondi. Ho sbagliato. Tramite tornei, no, tramite tornei, peraltro non produce grandissimi risultati. Cioè, io se dovessi suggerire non lo cavalcherei, perché è tanta fatica per pochi soldi, perché ci ruotano tanti ricchi ma non scuciano un euro quando vanno a giocare a golf. Allora può essere più un punto di networking, tant'è vero che tanta gente gioca a golf per la propria professione. Ecco. Meno per raccogliere fondi, questo in base alla nostra esperienza mi sembra ancora giusto, perché così condividiamo pure delle cose vere. Insomma. Abbiamo valutato altre situazioni, però la riflessione che facevo io, avendo il tempo poco, cioè su ogni azienda comunque poi facevi la riflessione, certo. Cioè noi ce li siamo dati i punti perché, infatti, beh, facciamolo, però mi sembrava talmente una era talmente ampio raggio, molto vasto, ma anche perché che... lasciare lo spazio proprio a trovare anche delle strade diverse. Infatti sono contenta di due gruppi, perché quando poi sono simili poi si impara anche di meno, nel senso che nello scambio viene invece proprio il confronto, vengono più utili, diciamo, riflessioni. Poi potremmo dirne tante, ma non era ciò che era richiesto, no, rispetto a questa prima parte dell'esercizio, perché ad esempio, di nuovo un elemento che ha accomunato entrambi, nessuno di voi ha quantificato da queste aziende quanto voleva raccogliere. Vedete, questo torniamo a quello che abbiamo visto stamattina. È la cosa che si dà sempre per scontato, perché nella vostra testa c'era sicuramente. Però ve lo siete nel processo di pianificazione che avete fatto? Da tutte queste vogliamo, che ne so, 2 milioni di euro complessivi? Perché il numero aiuta, cioè nel senso... Quindi anche questo è il classico esempio... Un'altra cosa, però anche qui lo vedremo dopo, è avete dato per scontato che gli dovete chiedere soldi. Cioè, non necessariamente noi alle aziende dobbiamo chiedere solo ed esclusivamente soldi. Possiamo chiedere oggetti per delle aste che producono chiaramente denaro. Possiamo chiedere volontariato se magari all'interno della nostra organizzazione ci serve in un momento storico del volontariato. Voglio dire, le e questo poi lo toccheremo dopo, ma il fundraising vuol dire quello che sviluppa risorse, e le risorse non sono solo risorse economiche, sono risorse che in un determinato momento storico della nostra organizzazione e su un determinato progetto ci occorrono. Poi chiaramente tutti pensiamo al denaro, che è chiaramente fondamentale, ma vi assicuro, poi parliamo di alcuni esempi, non è solo il denaro che ci serve. Però dobbiamo sempre, ritorniamo sempre alla prima slide, conoscere noi stessi, che cosa vogliamo, quali sono i nostri progetti, quali sono i nostri obiettivi. Io farei, ecco, visto che è l'una meno 10, se voi siete da meno 5 anzi, farei la pausa e poi prendiamo con la seconda parte. Quanto è previsto di... per voi, no? State da abitare più. Dite un'ora e un quarto? Non ci sei nel pomeriggio, mannaggia. Ah, peccato. Come, arrivano le cose più belle. Questa è stata solo un'infarinatura. Alle 4? Dopo, non lo so, ditemi voi. Io, guarda, sicura, io farei pure io una tirata, anche... però poi no, che fanno? Svengono. Facciamo un'ora di pausa? Qui seduto. Qui... Invece che un'ora e un quarto. Alle 2 qui? Alle 2, arriva, sono l'una meno 5. Grazie. Più la sessione dedicata al corporate fundraising e quindi a tutto appunto quell'ambito che, in cui vengono applicate molte delle tecniche che Cristina prima vi ha illustrato. Intanto il corporate fundraising si colloca all'interno, diciamo, di una filosofia, chiamiamola così, che è la corporate social responsibility, o meglio la responsabilità sociale d'impresa, che, come diciamo dalla slide, in qualche modo deriva sicuramente dalla filantropia, però nel corso degli anni si è strutturata in maniera proprio per rispondere a tutta una serie di esigenze che piano piano la società civile cominciava a reclamare, diciamo, dal mondo del profit.
come vedete l'abbiamo messo in rosso, forse non si vede, però una delle definizioni della CSR è proprio quella di un orientamento strategico delle imprese ad assumere un comportamento responsabile davanti all'opinione pubblica e ai propri stakeholder. Che cosa vuol dire? Che oltre, o meglio, attraverso il loro business, sono chiamate le aziende a rispondere a tutta una serie di esigenze che i loro stakeholder, quindi il cliente, il fornitore, la comunità civile che osserva chiaramente l'operato di una realtà imprenditoriale, gli chiede di supportare. Quindi sicuramente la prima tendenza della CSR negli anni 90 è stata quella sull'ambiente, quindi un'attenzione allo smaltimento dei rifiuti piuttosto che all'ambiente all'interno delle aziende, quindi ambienti più salubri, non so, la luce che illumina i computer piuttosto che la sedia che doveva essere strutturata in una certa maniera, tutta una serie di elementi. Fino ad arrivare a temi che sono paradossalmente lontani da quello che è il core business dell'azienda, la ricerca scientifica biomedica piuttosto che la tutela dei diritti umani o altri ambiti del genere, e trovare meccaniche appunto che potessero invece integrarsi all'interno dell'azienda e far sì che diventassero un valore aggiunto anche per l'azienda stessa. Quindi in fondo, ecco, quello che vi ho detto, è partito dall'ambiente per poi integrarsi in tutta una serie di attività. Chiaramente la volontà di sostenere una buona causa, l'impresa la mette in piedi, comunque segue una serie di percorsi, tra cui appunto il marketing sociale, quello che prima Cristina ha cominciato a illustrare, è una strada. Che cosa succede? Che anche la Commissione europea ha dato forte input alle imprese sul sviluppare attività di responsabilità sociale d'impresa, fino ad arrivare al 2011 a dare una nuova definizione di quello che doveva essere l'RSI, quindi come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. Una frase molto netta, molto, molto semplice, che però alla fine racchiude in fondo due massimi sistemi. La responsabilità sociale d'impresa chiede alle aziende di impegnarsi. Ah, grazie, fantastico. Ok. Chiede, infatti. Anche prima questa tematica del no. Non c'era, vero? La responsabilità sociale d'impresa chiede appunto alle imprese di impegnarsi per una società più coesa e lavorare insieme in partnership con le realtà sociali per rendere più sostenibile anche il loro operato. E questo tipo di processo si sta sviluppando nel corso degli anni da un profilo di, come l'abbiamo chiamato, corporate giving, comunque di donazione, a un processo in cui le aziende invece vogliono entrare, vogliono partecipare con progetti condivisi, cioè vogliono non semplicemente essere l'erogatore di fondi, vogliono capirci qualcosa di più di questo mondo in cui sono chiamate a... Oddio. E quindi cominciamo un pochettino a parlare di progetto condiviso tra profit e non profit. In fondo che cosa vuol dire? Sì, sì. Se non ci addormentiamo, perché se la luce ce la sia, così è meglio. Va bene, sì, attivo. Qual è in fondo il sunto di questa slide? Il progetto condiviso tra profit e non profit è semplicemente, tra virgolette, trovare il punto d'incontro tra quello che è l'obiettivo di un'azienda e quello che è il vostro obiettivo. E io negli incontri che faccio con le aziende, in maniera molto trasparente, molto serena, lo chiedo subito: qual è il vostro obiettivo? Cioè, che cosa volete voi da questa collaborazione con noi? Volete
più consumatori, volete più clienti, volete più visibilità? Diciamocelo subito, perché io ho bisogno di capire se stiamo sullo stesso terreno. Se non siamo sullo stesso terreno, o meglio, non per mancanza di valori, calcolate che quando andiamo all'appuntamento abbiamo fatto tutto quel percorso che abbiamo detto prima, sto incontrando una realtà che è confacente con la mia missione, ho fatto tutta una serie di valutazioni per cui so che questa realtà già opera in attività di responsabilità sociale di impresa, so che questa realtà magari mi ha già donato, magari ha già fatto qualcosa in passato e vuole, come dire, rispolverare la collaborazione. Però il progetto condiviso si basa fondamentalmente sul raggiungimento dei nostri rispettivi obiettivi, che siano obiettivi di business piuttosto che di posizionamento per l'azienda, e i miei obiettivi devono trovare un punto d'incontro, altrimenti lavoreremo tanto e non andremo da nessuna parte, sicuramente non risponderemo a quello che è la nostra istanza. Ora, come dire, vi ho raccontato fino adesso tutto quello che dice la comunità europea, tutto quello che dicono le organizzazioni non profit sul corporate, però abbiamo mai interrogato le aziende sul perché e sul se vogliono lavorare col non profit? Quindi questa è una slide di una presentazione più strutturata, di un'analisi che vi invito ad andare a visitare, si trova sia sul sito della Bocconi che su quello di Mediafriends del 2012, ed è, ho estrapolato una slide sola per raccontarvi qual è il sentimento delle aziende verso le organizzazioni non profit. Vedete che nella prima domanda, perché le aziende collaborano con le organizzazioni non profit, la prima risposta è la possibilità di contribuire allo sviluppo sociale e ambientale, cioè ci credono. Promozione della responsabilità sociale d'impresa, perché ripeto, glielo sta chiedendo i loro stakeholder, glielo chiedono in vari modi. Quando un prodotto comincia a decadere nella sua vendita è perché probabilmente il percepito del consumatore potrebbe avere tra i vari elementi anche un percepito di poca, di essere poco immedesimato nel contesto sociale. C'è anche l'immagine dell'impresa chiaramente che pesa e una motivazione del personale. Vedete che comunque è un ambito molto vario in cui va dalla promozione del territorio, quindi a un elemento esterno all'azienda, fino ad elementi interni all'azienda. Ripeto, come ha detto prima Cristina, le aziende sono fatte di persone, quindi all'interno di un gruppo di persone ci sono persone che sono più motivate, persone che non ci credono, persone che faranno di tutto perché quel progetto sia portato avanti nonostante le strategie dell'azienda. Cioè, stiamo sempre parlando con un gruppo di persone che hanno un cappello di un'azienda e quindi devono sicuramente allinearsi a determinate linee guida. Però parliamo di un universo. Alla seconda domanda, sempre rivolta alle aziende, quali elementi hanno orientato la scelta del partner? Cioè, tu azienda, come hai scelto l'organizzazione a cui dedicare la tua attività, qualsiasi essa sia? Serietà e affidabilità dell'azienda non profit, validità del contributo reale dell'iniziativa. Ancora una volta, io ho sempre avuto la fortuna comunque di lavorare e di fare questo lavoro all'interno di grandi organizzazioni e quindi anche supportata sicuramente da brand importanti, no? E mi sono sempre, devo dire, chiesta con tantissima senso proprio di stima verso i colleghi che magari stavano in organizzazioni più piccole o magari in realtà territoriali. Dicevo, cavolo, se è faticoso per me, posso immaginare per loro quanto è faticoso. Oggi io provo, tra virgolette, un po' di invidia verso i colleghi del territorio, perché negli ultimi 15 anni il mondo del corporate dedicato al non profit è molto cambiato. Cioè le aziende, io ho aziende che mi dicono non voglio collaborare con te, perché io voglio collaborare sul locale, perché io voglio vedere sul locale
5 bambini che fanno il percorso scolastico che altrimenti con il mio aiuto, senza il mio aiuto non potrebbero fare. Quindi c'è un legame fortissimo con il territorio, quindi questo io vi prego, proprio perché ci troviamo in una realtà molto territoriale, di prenderlo in considerazione e di strutturare i vostri progetti per portare il risultato, nel senso, quello che deve parlare per voi non è, è sicuramente la missione, come ci siamo detti fino adesso, sicuramente, ma fate vedere il valore aggiunto che voi avete portato sul territorio. Avete tolto 3 donne dalla strada che si prostituivano? È un dato, cioè quelle 3 donne non ci sono più. Quindi il corporate molto si sta muovendo su questo tipo di realtà. Poi vi racconto, vi porto una case history che tra l'altro si è ancora di più sviluppata e non ho fatto in tempo ad aggiornarla. Allora, cominciamo a fare un po' un quadro della profilazione che potremmo avere davanti. Chi sono i nostri clienti, o meglio, le aziende, come le possiamo collocare? Abbiamo il filantropo, perché ci sta l'azienda filantropo, cioè quella che la cosiddetta stacca l'assegno, te lo dà, bellissimo, fantastico, come dico io è una specie in via di estinzione, ma grazie a Dio ci sono ancora, ed è sicuramente la volontà, potrebbe essere la volontà di un presidente, di un amministratore delegato, di un vertice, di contribuire a quella causa per N motivi. Stacca l'assegno e ve lo dà. E quasi mai, anzi direi mai, vuole avere un ritorno forte di visibilità o comunque di, come dire, di, appunto, di ringraziamento, di gratificazione. Passiamo al secondo step, che è quello del donatore. Il donatore è un'azienda che unisce sicuramente una matrice di filantropo, però comincia già ad immettere delle progettualità, seppur minime, all'interno di un progetto di fundraising. E anche qui ci manteniamo in maniera abbastanza basic, comunque non ci sono vere e proprie progettualità condivise che ci possano magari anche garantire continuità nel tempo. Anche qui, se dovessimo riprendere la slide di Cristina, stiamo in un ambito più sull'emozionale, irrazionale. Il partner è, e qui parleremo molto di partnership, tutte quelle aziende che invece vogliono lavorare su una progettualità in cui devono ottenere un risultato per la loro strategia aziendale e noi dobbiamo ottenere il nostro risultato. Quindi qui è la famosa presenza di un progetto condiviso. Poi interrompetemi sempre ogni volta che lo ritenete. Capisco che siamo dopo colazione, dopo pranzo, quindi c'è un attimo. Allora, io vi do una delle tante definizioni del corporate fundraising, o meglio quello che è un po' il sunto che in questi 16 anni ho fatto di che cos'è il corporate fundraising. È un'operazione etica di business e di cambiamento culturale, nel senso che nel corso degli anni ho visto che i progetti sociali all'interno delle aziende hanno cambiato anche il modo di relazionarsi all'interno tra i colleghi. Seguire un progetto di raccolta fondi all'interno di un'azienda ha fatto e fa mettere insieme magari colleghi che hanno litigato, capi antipatici e strutture che solitamente non parlano. È un progetto trasversale che entra dentro le aziende e li rende, tra virgolette, più buoni. Per questo dico è un cambiamento culturale, perché parallelamente, in alcuni casi, vedo degli occhi perplessi, ma ha creato anche una rete di comunicazione interna parallela. Io faccio il caso, chiaramente un caso che conosco molto bene, che è quello di BNL per Telethon, che è nata per 1000 motivi diversi. È nata perché l'azienda aveva bisogno di un restyling, chiamiamolo così. È nata perché all'interno c'erano un gruppo di dipendenti che avevano in famiglia la malattia e quindi una motivazione personale molto forte. Ed è nata in un momento storico dove in Italia raccolta fondi era
che cos'è? Sì, una cosa un po' oscura, poi tramite le aziende per questa cosa che sta in televisione, era veramente una cosa oscura. Nel corso degli anni si è chiaramente strutturata e si sono create dei gruppi di persone che in maniera assolutamente volontaria dentro BNL uscivano dal loro ruolo e portavano l'attività, l'hobby del figlio, la partita di pallacanestro del figlio, lo facevano diventare un piccolo evento, non stiamo parlando di grandi somme, un piccolo evento di raccolta fondi. Immaginate questo moltiplicato per centinaia, e siamo arrivati anche a migliaia di eventi, hanno creato una raccolta incredibile. Ma allo stesso tempo, nelle corde, nel DNA dell'azienda, ha creato delle persone che riuscivano a convogliare intorno ad un evento sociale tutta una serie di attività e di persone che la banca con le sue forze non riusciva ad attrarre. Quindi è stato chiaramente un valore aggiunto per la banca, ma anche ha creato questa rete interna parallela di persone che riuscivano a far veicolare un messaggio che era assolutamente diverso da quello di un prodotto bancario, cioè passava un messaggio di aiutiamo a finanziare le malattie genetiche. Quindi questo è il parallelismo di cui vi parlavo. Ancora prima di parlare di tecniche e meccaniche di raccolta fondi, volevo soffermarmi su quello che un po' stavamo anche iniziando a parlare prima con Fabio a pranzo. La struttura e la progettualità all'interno delle organizzazioni non profit. Mi capita, purtroppo mi piace tanto questo lavoro, mi capita di essere contattata, di fare volontariato magari per piccole organizzazioni che vogliono mettere su attività di raccolta fondi, no? Che vogliono mettere su attività di corporate fundraising, quindi raccolta fondi dalle aziende. Ecco, lavorare con le aziende per un'organizzazione non profit vuol dire avere una microstruttura che sappia confrontarsi con le aziende. Le aziende non vogliono lavorare in maniera pressappochista, cioè vogliono avere dall'altra parte qualcuno che capisca il loro linguaggio, che stia a determinate regole. E allora io, ce l'ho un pochettino con le organizzazioni non profit, quelle che dicono perfetto, da domani si fa corporate fundraising, perfetto, prendiamo una persona, vai e quello che toccherai trasformerai in oro. Non funziona così, chiaramente, però vi assicuro che sono tantissime. Ci sono tantissimi colleghi che sono all'interno anche di piccolissime o anche di grandi strutture e non hanno gli strumenti per lavorare. Ripeto, quando lavori con le aziende devi essere uno specchio dell'azienda, a qualsiasi livello, ma devi saper presentare un progetto, devi saper scrivere un documento, devi saper fare comunicazione, devi saper rendicontare. Perché garantire un'attività di rendicontazione? Vi racconto questo esempio proprio di questa piccola organizzazione che doveva fare una sua attività e quindi io li ho aiutati e abbiamo preparato l'application per un bando della Fondazione Montepaschi di Siena ai tempi in cui la Fondazione Montepaschi. Allora, il progetto era chiaramente rispecchiava l'abstract, il documento che la Fondazione voleva, quindi era un documento scritto perfettamente. Il progetto era chiaro, era applicabile, ripeto, rispecchiava perfettamente tutti quelli che erano gli items del tema. Applichiamo, io adesso non so se voi lavorate con le fondazioni bancarie, però le fondazioni bancarie sono le ex proprietarie delle casse di risparmio, sono circa 89 in Italia, sono racchiuse all'interno dell'ACRI, e loro per statuto nel 91 la legge Amato-Ciampi le staccò dalle casse di risparmio, crearono delle fondazioni appunto e diedero come mandato che una parte degli interessi derivanti dai loro immensi patrimoni
fossero erogati alle attività sociali, una quota fissa per il volontariato e poi a rotazione, a seconda di un documento programmatico che devono presentare ogni 3 anni al Ministero del Tesoro, decidere di finanziare 3-4 ambiti che possono essere l'ambiente, la ricerca scientifica, la cultura, tutti quelli che sono gli ambiti del non profit. Quindi che cosa successe? Che appunto in quel caso avevamo identificato la Fondazione Montepaschi come un soggetto che fosse interessato, perché questo era un gruppo di ragazzi che chiaramente orbitava nella zona della Toscana e quindi questa società gestiva una casa famiglia per ragazzi down. Perfetto, meraviglioso, un progetto presentato, tempi delle fondazioni bancarie epiche, dopo 9 mesi arriva la famosa lettera delibera di 100.000 euro, quindi un bel progetto, una bella donazione. Ora le fondazioni funzionano, di origine bancaria funzionano in questa maniera, nell'erogazione, che tu prima devi fare la cosa e poi loro ti rimborsano. Cosa? Non solo loro. Non solo loro, loro in particolare, ecco. Ecco, sicuramente anche la... Beh, siamo tanto lontani da lì. Quindi l'associazione doveva ristrutturare questo casale che avrebbe dovuto ospitare appunto una parte di questi ragazzi, fa tutti i lavori, bellissima inaugurazione, punto. Al momento della rendicontazione non è in grado di rendicontare in maniera efficace i costi, non perché, vi assicuro, nessuno si è fregato niente lì dentro, è stata proprio una mancanza strutturale dell'organizzazione, cose fatte in maniera, cioè processi di, in questo caso di ristrutturazione, ma sicuramente una mancanza amministrativa tale che non si è stato in grado di rendicontare alla Fondazione Montepaschi che dei 100.000 sì e no aveva dato 20.000, perché i patti erano chiari, nel bando è chiaro, tu applichi, io ti valuto, paghi e tu mi fai tutta la rendicontazione e io ti pago. Questo è. Per questo io dico, ora io, ripeto, ho avuto, mi è dispiaciuto da un punto di vista chiaramente, direi quasi affettivo, perché ormai mi ero affezionata al progetto e perché l'ho fatto a livello volontaristico, ma un collega si sarebbe bruciato, tra virgolette, all'interno di una struttura che non garantisce il suo lavoro. Per questo io dico sempre ai piccoli e ai grandi, quando iniziate il corporate fundraising dovete avere gli strumenti, perché non basta andare dall'azienda a chiedere soldi. Dopo bisogna rendicontarli, comunicarli e quant'altro. Cosa? Sta prendendo in giro? Ecco, no, ottimo. Allo stesso tempo, all'interno dell'organizzazione Profit, per avviare una partnership, ci devono essere alcuni elementi. Ci deve essere una forte aderenza del progetto che voi avete presentato, un commitment interno aziendale. Che cosa vuol dire? Che non è il presidente della vostra associazione che ha incontrato il presidente dell'azienda piuttosto che l'amministratore delegato. Si sono incontrati, si sono parlati, ah che bello questo progetto, bellissimo, ah, sì sì lo facciamo, sì, ciao. Poi ognuno torna a casa proprio e succede nell'85% dei casi. Ma scusa, ma il tuo presidente mi ha detto che il nostro presidente ha fatto... Allora, poi il lavoro sporco, tra virgolette, lo devono fare gli altri. Lavoro sporco in che senso? Mettere sulla progettualità all'interno di un'azienda vuol dire poi parlare col direttore marketing, il direttore della comunicazione, i sistemi informativi, perché poi cioè, non è che perché il presidente ha detto si fa, necessariamente si faccia. Quindi una forte aderenza del progetto che viene proposto a quelli che sono veramente gli obiettivi dell'azienda, perché l'azienda può dire, vabbè, il presidente quel giorno al cocktail si è invaghito di questo progetto, però noi non abbiamo budget, non abbiamo nessuna intenzione, questa charity per noi è lontana anni luce da quella che è la nostra visione di responsabilità sociale d'impresa e la cosa finisce lì. E vi assicuro che tante volte finisce così.
Ci vuole quindi un gruppo di lavoro strutturato anche all'interno dell'azienda che segua effettivamente il vostro progetto. Cioè io ieri, e ripeto, sono comunque un'organizzazione direi grande, ho incontrato, dopo solo un anno che avevo chiesto l'appuntamento, una determinata figura di una grande azienda, dove gli ho fatto il secondo step del progetto. E lei mi ha detto, perfetto, fantastico, meraviglioso. Dico, ok, dico, per fare questa cosa dobbiamo parlare con A, B e C, suoi colleghi, perché se no io e lei ci possiamo dire tante belle cose, ma non andremo da nessuna parte. E lei, sì, fantastico. Quando lo possiamo fare? Verso ottobre. Meraviglioso, ci rivediamo ad ottobre.